Buonasera a tutti, cari fan del Radical Six. Io ormai mi ci spruzzo le ascelle la mattina con Radical Six perché profuma. Profuma, blocca la sudorazione, ha qualche piccolissimo effetto collaterale, lievemente trascurabile, però insomma, provatelo, è buono, buono, buono. Altro che Dove, questi qua che ti sparano fuori le grandi catene. No, bisogna usare la roba seria. Buonasera Franciccio, usiamo la roba seria. Ah, io mi sono fatto male. Buonasera, Trish. Darshozi. Perché Darshozi? Ah, Darshozi nel senso di famiglia Darshuzza. Famiglia Darsha. Buonasera. Allora, stasera siamo qui riuniti per continuare la nostra saga infinita con le visual novel che durano tanto. Perché noi siamo così. Ci piace durare tanto. E, bambini, non fate doppi sensi. E l'ultima volta siamo entrati abbastanza, le ultime due volte anzi, siamo entrati abbastanza nel clou della questione, soprattutto per quel diario che abbiamo scovato e che ci ha mandato completamente in pappa il cervello, visto che ora quando entrerò in chat vocale lo sentiremo anche spiegato sicuramente meglio di me, cioè riassunto sicuramente meglio di me. Comunque c'è stato questo diario che ci ha un attimo fatto intrecciare i neuroni perché chiaramente c'erano dei riferimenti temporali un po' peculiari, se si può dire così, e che non riusciamo a capire bene in che tempo siamo, e se siamo nel futuro, come ci siamo arrivati, insomma tutte cose un po' strane. E poi c'è stato l'exploit di Dio, uno dei tanti tra l'altro, però il più bastardo perché ci ha proprio ricattato con la questione dell'antidoto per Quark, ci ha ricattato in maniera molto, molto bastarda. E abbiamo finito, sì, abbiamo finito la live con la votazione, quella lì in cui c'erano stati un sacco di betray, eccetera. Ora comunque entriamo in chat vocale. Dino c'è stasera? Non lo so, dovrebbe esserci, sì. Così, a volte do un soprannome plurale. Meglio non farsi troppe domande sul senso di questa cosa. Beh, guarda, io in realtà avevo capito che intendessi la famiglia Darsh, quindi va benissimo alla fine. E sono troppo chiaro? Io mi chiedo sempre, sono troppo chiaro? Poi mi ricordo che sono pallido e mi rispondo di no. No, non sono troppo chiaro. A posto. Allora, entriamo in chat vocale. E voilà, buonasera. Ciao Scemozzo. Buonasera, come va? Ti voglio bene Buonasera. anch'io. Stavo dicendo, non so se stavi sentendo. Stai Sì, sentendo? stavo sentendo. Ah, perfetto. Questo diario che ci ha praticamente detto un sacco di cose interessanti sull'epidemia e sul fatto che c'erano i gatti. A me mi è rimasta impressa questa cosa dei gatti, comunque. I gatti? I gatti mi Perché? sono Ma rimasti. no, è solo un dettaglio Non lo di so. Però a un colore. certo punto della notte seguente la live mi sono svegliato di soprassalto e ho detto: i gatti! C'entreranno qualcosa i gatti? Sono immuni in qualche modo i gatti? Adesso devono tirare fuori il sangue dei gatti per praticamente analizzarlo, per capire l'immunità proprio a livello genetico. Non lo so. Dillo che ha scritto il diario, non a me. Giusto. Buonasera Subutai, ti dicono come Buonasera. Kronk. Sì, come Kronk, esatto. Ti mi sveglio. Quel tizio non ha pagato il conto. Comunque, il diario ci ha fatto entrare in cervello in trip. Perché a questo punto non riusciamo a capire in che tempo siamo in questo momento. Ragazzi miei. Si presume che siamo nel futuro a questo punto? Svicolerò con eleganza e non risponderò. No Perfetto, comment. bravissimo. È quello che volevo sentire, infatti. E poi ho spiegato quella cosa di Dio, l'exploit. Poi c'erano altre cose da sottolineare dell'altra volta? A parte K che faceva la cavalcata creepy Oh, è vero, è vero. la giostrina, no, direi di no. È vero, la cavalcata è stata veramente un momento cringe. Sì. Molto cringe, però è stato divertente, devo dire. Ha il Ok. suo perché, sappilo. E ha il suo perché? No, 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 per un altro Ah, il suo motivo. perché proprio Sì. sul serio? Ah. Sì. Aspetta. Ah, le pulci nell'orecchio, guarda come sono belle. Ha il suo perché? Sì. Nel senso che lui è un tipo un po' strampalato ogni tanto che si diverte a fare questi giochi, magari è un po' infantile. Capirai poi. È un po' infantile. Capirai alla fine dell'assoluto perché È dovrebbe spiegare un'intelligenza tutto lì. artificiale bambina. Dovrebbe spiegare tutto lì. Comunque, vado, aspetta. Ok.
Eccoci qua. Io avevo chiuso esattamente con la tabella dei risultati, che ora ricorderemo. Fai e Dio betray, Clover betray. Quark, Temioji betray, Luna è là, ovviamente, perché lei è la povera Luna, Pecora Nera, Luna Nera, stavo dicendo, Pecora Nera. No, devi dirlo bene, la La luna Luna nera. Nera. Subito non attaccare le pulci a Darce. Certo che le attacco alle pulci, anzi era il mio cane che le attacca alle pulci. Ok, ma io non sono allergico ai cani, quindi oltre che alle pulci mi mandi proprio all'ospedale. Perfetto, tutti Come? felici. Come perfetto. E poi chi lo fa, Zirescape? Lo faccio io Io! dall'ospedale. Ah, lo fai Sì, tu, o lo fai giusto? tu. Ti do le Oppure chiavi fai... del canale. Perfetto, e non solo di quello. E anche di casa, certo. Cioè, beh, se come vengo a farlo, se no a casa Sennò mia lo come fai? faccio. Oppure ti Solo con il trasferisco sole che tutta mi la trovo. roba, Ah! compresa la foresta. Ok, ti manderò una cattiva delle Bahamas poi. Però ho compreso il Kraken, caro. Non so quanto ti convenga. Non vuoi mandarmi il No, no, Kraken. fidati, sei tu che non vuoi riceverlo, No, fai. sei tu che non vuoi mandare il Kraken a me. Stai pure tranquillo. Lo fa il cane alla fine con le cuffiette, giusto? Perfetto. E invece Sigma Alice betray e K betray, chiaramente. Eh beh, sai, c'era Aspetta, quella... K però, cioè, però ero rimasto stupito da questa cosa di K perché lui Io aveva detto per no, 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 niente. io... No, nel senso lui aveva detto tipo no, 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 io non voterò betray, invece poi ha votato betray. O E sbaglio? certo, chiamalo scemo, No, 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 andava no. no, sabato 9. Certo, è giusto. Va bene, qui a 9 c'è solo Quark che è svenuto e tutti gli altri sono più o meno buoni. E Sì, a a parte Alice Alice. sta 1, ok. Anche Alice, cioè, oltre, va bene, fermo restando che sarebbe uscito K e quindi tutti spacciati, ma avresti anche mandato a morte Alice, quindi... Eh no, certo, no, no, infatti. Infatti mi pare che si era fatto un cruccio più che altro per Alice. Va bene. Anche... Quindi hai scelto Betray, eh? Sì, e a quanto pare ho portato a, diciamo, un pareggio. Un pareggio. E non ti senti male o cose del genere? Beh, potrei chiederti la stessa cosa. Ok. Ok. Touché. Ma mica tanto, perché guarda che l'unico che ci aveva guadagnato c'era K qua. Eh sì, eh. E lui dice che pensava che noi scegliessimo il Lai. E noi diciamo, ovviamente, se l'avessi fatto avresti avuto 9 punti. Giusto? Ci hai provato, Ciccio, bravo. Ma non ti permetterò di uscire di qui così facilmente. E K risponde, come ti ho già detto, anche se avessi raggiunto... Ah sì, è vero, lui ha fatto il buon samaritano, cioè ha detto che avrebbe fatto il buon samaritano. Anche se avessi raggiunto i 9 punti, non avrei necessariamente lasciato la struttura subito. Comunque non mi sta piacendo più K, prima ha fregato Alice e poi noi. Ragazzo, questo gioco tira fuori il peggio delle persone, a quanto pare. Sì. Però, boh, io credo che sia abbastanza, credo abbastanza umana come reazione. Insomma, alla fine sta rischiando la vita. Sì, cioè, siamo all'inizio, se ti ricordi Sì, esatto, continuo. all'inizio proprio di 999. No, all'inizio di questo, No, no, anche di praticamente. 999. Sì, ma più in questo, perché come avevamo detto, abbiamo fatto la descrizione fra 9 e 9 e questo, Sì. questo qua è più, ancora più estrema questa cosa di mettersi uno contro l'altro, perché vai a votare uno contro l'altro e rischi di avere sulla coscienza la gente. Certo. Mentre là, per carità, c'era comunque un clima di Beh. sfiducia generalizzata, però non era così marcato, ecco. Beh, però in 999 comunque c'erano dei momenti in cui dovevi scegliere dei sottogruppi da far attraversare che non sapevi se quelli che lasciavi indietro li avresti mai più rivisto o che ne so. Sicuramente, ma non sarei stato responsabile No, diretto no, della loro certo, no. morte, fosse successo qualcosa a loro. Non è che Sì. vai lì a pugnalarli perché vi siete separati. No, Qua certo. invece devi proprio metterti alla fine, cioè, tutto sommato, se guarda, a prescindere appunto dal discorso di far uscire K o meno, Sì. se Sigma fosse stato fesso, fra virgolette, e avesse votato a lei, avrebbe avuto sulla coscienza Alice. Eh sì. Perché sarebbe morta per colpa sua, Per colpa sua, fondamentalmente. esattamente sì, esatto, sì. Sì, qua Quindi. sei proprio il responsabile diretto, Sì, ecco. alla Mentre fine di là sì. era più diciamo, una cosa di gruppo, oppure Sì, una di cosa di... convenienza. Cosa vogliamo fare? Vogliamo farci la guerra o cercare di Sì. collaborare per uscire, in Sì. sostanza?
E qui ti spinge proprio a. Te l'ho detto, un'escalation, perché poi il terzo è peggio ancora. Il terzo è peggio ancora. Perfetto, vai, pure peggio. Sì, te l'avevo detto. Sì, me l'avevi Prima detto, abbiamo sì. fatto la scaletta. Nel primo, ok, sì, un po' così, però tutto sommato. Qua bisogna votare e chi arriva a zero, va sotto zero, muore e sarà per colpa tua. Là bisogna, nel terzo bisogna uccidere la gente. Esatto. Ah, nel terzo bisogna uccidere la gente. Perfetto. Se Comunque, sì, l'ho considerato una cosa del genere. Ma non sembrava il caso. Ma che cosa? Ma mi sono scordato che stavo dicendo. Ah, avrei potuto aspettare. Beh, avrei potuto scegliere di aspettare fino a quando non, chiunque altro non avesse raggiunto i 9 punti, il ok? discorso che facevo anche la volta scorsa, che se arrivi a 9 non Sì. sei Non è obbligato, necessariamente. non Non sei è, esatto, non è obbligato, sì. obbligatorio aprire la porta, quindi. Però appunto anche fosse stato, metti anche se stessi dicendo la verità, perché è possibile che dica la verità in realtà, non è che sia per forza, Sì, però sì. avrebbe comunque avuto, sì, avrebbe comunque avuto Alice sulla coscienza, perché Alice sarebbe morta, Cavolo. è detto poco. E noi rispondiamo, sì, l'avevo considerato, ma non mi sembrava il caso. Cioè, non mi sembrava che tu fossi una persona che avrebbe aspettato gli altri, quello No, intendo. likely sì, semplicemente vuol Cioè, non dire me l'aspettavo da te. non era una cosa che ritenevo probabile. Plausibile, ok. E infatti lui risponde: quindi non mi credi? Non hai fiducia in me? E lui: beh, così così, non c'è bisogno di scusarti. La fiducia in un gioco come questo va guadagnata. Disse il tizio che mi ha detto di credergli solo per poi tradirmi. Appunto, ha ragione, va guadagnata, non se la sta guadagnando, Infatti, non spera se la di sta no. guadagnando, esatto. E lui sta ridendo, guarda come ride, con gli occhietti che. Ciao Dino, buonasera, ben trovato. Abbiamo appena iniziato, stiamo solo facendo una chiacchierata con K che, insomma, si è comportato male, quindi ci ha calato un po' a tutti. Sicuramente. E sicuramente non merito di essere. Non sono degno della tua fiducia. Beh, questa onestà insomma, mi fa piacere. Ma non è stata comunque una mossa molto, molto buona, molto bella. So you chose betray too, huh? Ah, quindi anche voi avete scelto Betray, eh? Dice You just Dio. picked ally out of 9 Se people. aveste scelto Eli, io a quest'ora avrei 9 punti. E Sono scelto perché? con la E migliore. per quale diavolo di motivo avrei dovuto scegliere una cosa, avrei dovuto fare una cosa del There's no genere? way Clover would have chosen ally when you had a No, in chance nessun modo instead Clover of avrebbe scelto picking Eli 9 quando people. tu avevi anche una piccola chance di tradirla e arrivare a 9. Sei idiota o che cosa? Brutta, brutta tizia piena di intelligente, insomma. Smartasse Sapientona. proprio. Sì, non sapientano smartasse. Più o meno. Comunque, Dino, ti è piaciuto lo scherzetto dell'altra volta? Ti Lo scherzone, è stato uno scherzo bellissimo. è piaciuto lo scherzetto? In quali lidi remoti è volata la tua fantasia dopo che ti abbiamo raccontato quelle cose? Prima, chiaramente, di capire che era uno scherzo. E poi l'hai capito anche abbastanza presto perché, insomma, però è stato divertente. Beh, abbiamo volato alto, Sì. era una cosa abbastanza probabile da Abbastanza. parte. Però, secondo me ci ha creduto. Mi sembra che in questa Io pensavo di votazione. sì. Qualunque cosa dica, io penso che ci abbia creduto almeno per mezzo secondo. Esatto. Mi sembra che in questa votazione abbiano votato. Esatto, sì, quasi Sì, tutti i B3 ci sono stati. tranne per la povera Luna. Tranne E Luna. sta zitto e non commentare, se no la prossima volta che manchi ti spoilerò sul serio. Ok? Just Luna. Comunque, tu hai scelto B3? Chiediamo a te Miyoji, ovviamente. Il braccialetto di Luna è già. Che vuol dire? Staccato. Ah, è No, staccato come è perché è staccato? morta. Sono morte. Ah, è vero, Lana! lui, Alice è morta, è vero. Ti ricordi che l'avevano trovata? Ma Luna sta Ali. dicendo? Sì, Luna e Alice avevi trovato insieme. Ah, Nel cavolo, è quarter. vero! Mio Sai, comincia. Dio! Dopo un po' comincia a confonderti, in Sì, c'hai effetti. ragione! L'ho dimenticato. Sì.
Scusa, ma allora come ha fatto? Ah, certo, allora è normale che vota dell'AI. È morta purella. Però No, Vitrei, Alice sì. no. No, Alice sì, sono morte tutte e due. E perché Alice allora ha Mentre... scelto B3? No, perché hai votato tu. Perché... Ah, io ho votato al posto di Alice. Eravate in coppia Ah, quelli. ok, giusto, giusto. Perfetto. Devo dirvi la verità, non mi sono stupito troppo. Questo gioco mi ha abituato a tutto ormai. Te l'avevo detto, Sì, questo è però ci ha accaduto. creduto. Cioè, si Luna ed sono... Alice. Quindi non siamo poi volati così tanto, dai. In Ma... alto. Luna ed Alice sono morte, sì. Ce ne siamo ricordati ora. No, Chiedo scusa, ma si tende a confondersi dopo un no, po'. no, ma anch'io, per carità. Qui ci si intrecciano le timeline. Molto, molto più che in Steins Gate, che lì comunque erano più che cose incrociate, erano semplicemente dei rami che andavano da altre parti e basta. Esatto, A quella... proposito, dobbiamo leggere la tua fanfiction. Mo' Ah, quando vuoi. ci mettiamo d'accordo per bene per la settimana prossima. Va bene. Ok, per lei ovviamente adesso non c'è nessun rischio di penalità. Ecco allora, forse scusa se interrompo un secondo, perché ha votato B3K? Perché se ti ricordi, almeno vedendo le esperienze precedenti, K tendeva a non votare B3 quando l'altro era 1, quando aveva contro era 1, ma essendo l'una morta, sì, ma non Certo. sarebbe morto, Certo. ha Essendo detto Alice, Alice, no? Stavamo con puppa. Alice. Con Ok, Alice, sì, scusa, non l'una, sì. con Alice. È Ha vero, è detto vero. puppa, Quindi, vabbè. io voto B3 ed esco. Tanto non ho nessuno sulla Non faccio coscienza. mai del male a nessuno. Non più di tanto, quantomeno. A parte il fatto che gli ha lasciato da morire dentro. Ma ok. E quindi tu dici che comunque sarebbe uscito e non avrebbe fatto come dice? Al momento, così, a Sembrerebbe. naso, sembra una persona abbastanza onorevole, K, in realtà, eh. Sì. Quindi, Finora sì. se dice che non sarebbe uscito, è possibile. Poi non vai a saperlo e questa è la linea giusta, quindi non devi farlo uscire, perché probabilmente se l'altro è un bel ending vuol dire che sarebbe uscito. Però, Sì. sai, in linea di massima, Ma l'idea sì, che anche secondo me, ancora ci credo in lui. potrebbe dare è questa, più o meno. Ok. E quindi il che porta Quark a 9 punti. Che sei preoccupato per caso che possa uscire? Beh, se lo facesse, ovviamente il resto di noi sarebbe intrappolato qui. Beh, scommetto allora che siete molto contenti che lui non possa essere qui, in questo momento, vero? Wow, calma, calma, vecchietto, ma che sei matto? Nessuno dice una cosa del genere. Kappa è subdolamente stronzo, almeno Dio lo fa capire. Non lo so se è subdolamente stronzo, dai. Non lo so, io È ancora. molto più fine di Dio e non ci vuole Sì. poco perché Dio è fine come una mietitribbia, eh. Sì, ma Però Dio è palesemente stronzo. E lui è velatamente buono. Con qualche riserva. forse è abbastanza ambiguo da non poterlo dire con certezza. No, però l'ago punta secondo me ancora verso la sincerità. Poi vediamo. Personalmente lo penso anch'io. Detto senza spoiler, giuro. Cioè, Sì, certo. l'opinione che avrei se non lo conoscessi sarebbe che sì, forse posso fidarmi di te, Sì, forse. esatto, sì. Dio è palesemente. Ah, disclaimer. Vabbè, ormai non c'è più bisogno. Dio è un personaggio, punto. Basta. Poi forse dovrei mettere un bollino con Sì, scritto Dio è un mettilo da qualche parte. personaggio. Fallo nel truzzo delle scene di team Sbobba che ogni volta cambia. Fai team Dio personaggio fittizio. Plim plom. Ok, nessuno sta insinuando una cosa del genere, magari non lo state dicendo, ma so che lo state pensando. Vabbè, lui è un po' giustamente preoccupato per il nipote. Ok, si chiude tutto, qui non mi fa saltare ovviamente perché siamo in una timeline completamente nuova. Sì. Round 3 è finito, vabbè io vado un po' avanti in queste Sì, parti, queste parti diciamo... sono ripetitive comunque, quindi puoi tranquillamente saltarle un po' Ah, più. quante volte vogliamo? Ok, quindi usando quelle chiavi le possiamo aprire quante volte vogliamo. Sì, sembrerebbe così. Ok, dove le troviamo? Beh, dietro le altre chromatic door. Oh, le avete trovate già? Sì, mi sono dimenticato di dirvelo. Guardate qui sulla mappa. Plam plam plam. Ed eccole qui, sono quelle bianche. Ah, sono bianche, eh? Magari è dove è andato Quark. Dove è andato Quark?
Aspetta, mi sono perso un qualcosa? Dove è andato Quark prima di... Scusa, ma non è in infermeria Quark? Sì, E che vuol dire dove è andato Quark? Forse prima di non... star male? Sì, forse, oppure sta ricordando qualcos'altro, Sigma? Quark è scomparso, mi dicono dalla regia. Sicuro, è Ah, è scomparso? scomparso? Non è ancora in infermeria? No, forse no, è scomparso, Madonna, si fa confusione, Mamma si fa mia. Ah, qui è scomparso, confusione. ok. Bisognerebbe studiarsi la live precedente, ma io vi giuro che ogni volta cerco di farlo, ma non c'ho il tempo materiale. È un po' un casino. Forse dovremmo a fine live se segnarci due o tre cose da poi rileggere la volta dopo. Quello Ok. lo Ah, fai tu, anche sì, ovviamente lo faccio io. perché serve più a te. Eh sì. E un po' a tutti serve a quanto pare, tanto io so le cose importanti, non eh? Sì, è queste, vero. non lo sono, Con queste realmente. bazzecoline Dal metà gioco, di transizione. che importano fino a un certo Esatto. punto. Comunque, il magazzino del piano 2, hai detto? Sì. Ma non saremmo in grado di attraversarlo fino a quando non si aprono. Ok, sì, l'1 e 20. 1 ora e 20. Bla bla bla. Comunque abbiamo bisogno di formare gruppi di colori che possono creare il bianco, appunto. Ok, vai. Ci affai, tanto che c'ha Già fa il lei, fa lei. cervello calcolatore elettronico. Blu solo, 5 magenta, coppia. Magenta, quindi K e fai. Sei con me? Ma meglio di Dio. Sei Capirai meglio di Dio. anche una scappata sulle chiappe, meno di Dio. Hai detto qualcosa? Ha detto Dio. Di che Sì, colore sei tu? lui c'è. Lui è verde solo. E lei sospira. Ah, lei già sa quindi che dovrà fare coppia con lui? Magenta. Probabile, Perché il probabile. magenta è giallo e rosso? Eh sì, giallo, rosso e verde. Sì. Povera, Lol. povera. Ok. Condoglianze Coppia fai. Ciano. Cosa? No, condoglianze fai, che devo dare fastidio. Ciao Mana, buonasera. Ben Buonasera, trovata. ciao. Scusa il ritardo, ma la situazione in casa oggi è movimentata. Ma figurati, siamo abbastanza all'inizio, diciamo. Abbiamo Abbiamo cominciato. visto le votazioni, che se ti ricordi erano tutti B3. Abbiamo fatto un po' di congetture su K, che ci pare un po' sospetto, ma non troppo. Non come Dio almeno. E basta. Adesso stanno cincischiando sulle porte bianche. Ok, coppia Ciano. Quindi Alice e Luna. Ah, è vero, perché ce l'hanno loro. Sono di nuovo insieme. Sono insieme col giallo. E Quark invece è red. Perfetto. Bla bla bla, adesso lei fa tutti i gruppi. Ok, dobbiamo andare nel secondo piano. Dove andrai tu? Ovunque non ci sia tu. Girare con un assassino non sembra di buon auspicio per me. Che vuol dire? Perché? Ah, ovunque non sia qui, ok. Comunque non si acquisisce. Bene, bene, se è il finale che penso e oggi riesce a beccarlo, ci sarà da divertirsi. Oh oh oh! Attenzione, una piccola parte di me spera che in questo finale tolgano l'armatura a K. Madonna, io non vedo l'ora. C'ho una curiosità. È una delle curiosità più alte che ho in questo gioco per il momento. A parte chiaramente tutta la storia del virus, eccetera, Ah, eccetera. quando toglieranno l'armatura K? Perché lo Vabbè. fanno, ovviamente, lo sapete che lo Certo che lo faranno. facciamo. Ci abbiamo pure la chiave. Esatto. Ah, e fai, dice, il tizio che in genere insiste sul dividerci è quello È il primo che crepa. che crepa. Mai Primo visto che un film crepa. d'horror? Sì, Mai visto un film d'horror, Dio? è proprio, diciamo, il manuale della sceneggiatura horror. Esatto. Cosa? Quindi, di nuovo, quelli che stanno da soli, insomma, che si comportano Solitari, in solitari. solitaria. Alla fine si rivelano i killer. Ma vabbè,
Ah, quindi tu pensi che l'abbia ucciso io? Forse, ma forse no. Ma sei piuttosto dannatamente sospetto. Vabbè, stai cercando di iniziare Una discussione, sì, una una. discussione. Finiscila, bla bla bla. Non abbiamo ovviamente ancora alcuna prova, dice Cap molto diplomaticamente, ma sappiamo che Zero Senior è uno di noi. E c'è una buonissima chance che Zero Senior sia e il killer siano la stessa persona. Quindi, Anch'io potrei esserlo. stando a te, Miyoji, sono un serial killer. Se tutti se lo saremmo in No, qualche io lei in maniera, in particolare. qualche misura. Sì, ma Io guarda, lei in anch'io particolare, siamo tendo a. due tipi solitari, quindi. Sì, anch'io. Quindi chi li ha uccisi? No, scusa, perché? Perché le hanno uccise adesso? Perché le ha ucciso adesso? Le ha Perché uccise Zero adesso? l'avrebbe ucciso adesso. Se Zero Senior voleva. Ci voleva. Voleva qualcuno di noi morto, avrebbe potuto farlo molto prima. Mentre magari eravamo, che ne so, incoscienti, per esempio. Qual è il punto Ottima di mettere obiezione. su tutto questo tutta questa messinscena solo per uccidere due dei partecipanti durante lo svolgimento del gioco? Questa è una bella domanda. Questa è una bella. Evidentemente, o sapevano qualcosa, o stavano per scoprire qualcosa, o erano diventate scomode per qualche motivo, o per qualcosa che avrebbero fatto di lì a poco. Vai a saperlo. Cioè, io lo so, ma non faccio Beh, finta di non saperlo. sicuramente un motivo c'è. È molto probabile che magari erano entrati a conoscenza di qualcosa. Mi sono sempre chiesto se la perdita di memoria di K sia legata in qualche modo a ciò che successe similmente a Seven. Io dico solo che la personaggio con l'amnesia è un must in questa serie. È un? Ah, È un must. C'è sempre. c'è Sempre un sempre. personaggio con l'amnesia, sì. Vabbè, qui sì. Sì. O che dice di avere l'amnesia. Beh, però la vedo poco probabile che sia per lo stesso motivo, cioè che sia Vabbè. riconducibile allo stesso motivazione più o meno di 999, Che poi perché in realtà non altrimenti. viene mai detto, se non ricordo male, perché Seven ha No. l'amnesia. No, è vero, hai Cioè, ragione. non mi pare che venga specificato. Ce l'ha e basta, perché esigenze di trama sostanzialmente. Ce La l'hai, basta. definirei, perché se no non mi ricordo davvero se viene mai detto perché Seven ha l'amnesia. No, in effetti no. Quindi. Comunque, Temmeo ci dice, quindi stai dicendo che c'è un'altra persona qui, da qualche parte? È possibile. E credo che sia una buona idea per tutti noi di cercare l'assassino. Tutti senza parole. Beh, non ci guadagniamo nulla a stare qui in piedi come dei fessi. Sì, ok. Dobbiamo trovare Quark. E anche presto. Però io sto pensando una cosa. Io Cioè, adesso penserò, tu dimmi. uccidendo le persone, uno può manipolare molto facilmente l'esito del gioco, perché quelle persone automaticamente diventano là. Certo che però dovresti sapere le coppie future, non è Dovresti facile. sapere. Non è facile, però, non è Però facile, però, ti do attenzione. un input. Se la teoria di Temmyoji, mi pare che l'abbia detto, forse K prima, che è l'assassino Zero Senior. Zero Senior sa come verranno fatte le coppie. O comunque è sicuramente più possibile che le sappia rispetto agli altri. E Certo. quindi, se la vedi così, è un. Certo, rimane il dubbio sul Certo. motivo di fondo. Perché fare una cosa del genere? Perché Adesso, giustamente, certo. giustamente chi ha detto prima, come ha detto prima Sigma, mi pare. Perché ucciderci così? Quando appunto c'è stato un momento in cui eravamo svenuti nelle B-Room, avesse Ma voluto ucciderci, ci avrebbe ucciso lì.
Sì, ma evidentemente c'è un motivo preciso Ecco, questo e è possibile, cioè perché... molto preciso per fare questo gioco qui. Cioè, questo gioco qui è stato messo in piedi per un motivo, perché deve uscire fuori qualcosa che Zero vuole sapere, che Zero vuole vedere, che non lo so, qualcosa. E chiaramente Qualcosa. questa cosa, essendo in divenire durante lo svolgimento del gioco, lui si adatta e sistema il gioco in modo che questa cosa che deve uscire con tutto il casino che ha messo su esca fuori effettivamente. Cioè, il motivo proprio per cui ha messo su il gioco. Che Spoiler, poi, quindi. lo so, che poi nell'arco di tutte le linee tutti i personaggi muoiono almeno una volta. Sì. Tranne Ah, ho Sigma. Oh mio Dio, aspetta, trovato. aspetta. Tranne Sigma, Fai e forse Quark. Ah, interessante. Intendo uccisi. Ok, uccisi, uccisi, sì. Uccisi. Riguardo l'amnesia di Seven. Ah, vediamo. Viene sottinteso che l'amnesia sia causata da una situazione simile al gatto di Schrödinger, nella quale ci sono diverse storie che si alternano e che si sovrappongono e creano delle discrepanze nella realtà. E lui ha delle memorie impiantate in modo, diciamo, poco preciso nella sua mente come risultato di questa sovrapposizione. Quindi ha dei ricordi poco Poco chiari, chiari, sì. poco. I suoi ricordi devono ancora essere finalizzati, diciamo, e confermati dal fatto che Akane è viva o muoia. Ah, quindi, ok, l'evento che causa la sovrapposizione è chiaramente Akane che sta manipolando dal passato, tutte queste linee future, no? Ok. Il che ovviamente porta a due rami, due diverse ramificazioni, con due possibili esiti. Ho capito. Carino. Molto complesso, lascia, e soprattutto tende a non dare risposte definitive. È un gioco che No, queste cose però. qua non tende a non rispondere, lascia l'interpretazione del giocatore, il che secondo me è una Però. cosa. Però comunque. Cioè, questa cosa che ha incollato male, da dove arriva? Dalla Credo dalla Wiki, penso. Wiki. Ah, A occhio quindi sembra non è una sia cosa dalla Wiki. ufficiale? C'è una risposta di Uchikoshi, quindi sì, è Quindi è ufficiale. ufficiale, quindi cioè, questa già è No, un bel. no, perché se non hai detto tutto. L'ultima parte era. L'ultima parte c'è un pezzo di una risposta ufficiale in un'intervista a Ah, Uchikoshi. ok. La prima parte è un'ipotesi, è una supposizione. Ah, lui dice: non posso dare una risposta chiara. Non posso darla, perché non può darla? Non Perché non la vuol dare. la vuol E dare. probabilmente non lo sa neanche lui. Vabbè, però è carina l'idea della sovrapposizione degli stati quantistici. Comunque, spoiler sweetie. Quindi lascia appositamente la risposta all'immaginazione, che è una cosa che succede tantissime volte, ovviamente, a livello di fiction di qualsiasi tipo. E a me in generale piace perché mi fa girare un sacco di rotelle. A me non A piace molti. Dimmi, quando. Scusa, prego. dimmi, a te non piace? A me non piace quando mi danno la pappa pronta. Ti dicono È bravo, così, esatto. esatto. Esatto, sì, concordo. È brutto. Oddio, È l'autore. certo. Da una parte è l'autore che lo vedo come un imporsi dell'autore. Certo, e la pappa pronta me la devi dare a livello, cioè nella struttura proprio quella base della storia è ovvio che me la devi spiegare bene perché sennò. Però Ovvio. tutte queste cose, diciamo, di contorno, tra virgolette, è carino che siano Ma lasciate poi così. Assolutamente. si va anche sul filosofico da una parte, quindi cioè, capisci a prescindere dalla cosa del gatto di Schrödinger, che è chiaramente più E poi Reddit ciò non che esisterebbe se non ci fossero queste cose. fa l'altro. Ok. Dalla wiki, nella seconda parte una risposta ufficiale, beh, visto le tematiche del gioco, la memoria di Schrödinger ha senso, sì, la memoria di Schrödinger è bellissimo. Ok. Ok, se andiamo a cercare Quark dovremmo andare in coppia stavolta.
Quindi, quali saranno le coppie? Io non vado con K. Se decide di colpirmi, credo. Proprio snap in half, spaccarmi snap. In due. Sì, ok. Se decide di spaccarmi in due, ok. Non c'è proprio nulla che io possa fare, insomma. Per evitarlo. Ok. Snap in half è proprio prendere una cosa e spezzarla in due. Spezzarla in due, ok. Io vado con tutti tranne che con Dio. Io non voglio, neanche io voglio andare con Dio. Fan club di Dio, chiedetevi il perché. Non è certo la mia, lei dice ok, non è certo la mia prima scelta, ma me lo becco io, Dio. Guarda la faccia, dire. Ma che diavolo? Sparatemi in mezzo agli occhi adesso, vi prego. Niente, ho semplicemente capito che è meglio non creare una discussione su questa cosa, quindi per non perdere tempo ci vengo io con te. Okay, tanto sarebbe stato, tu vai con Dio, no, tu vai con Dio, no, tu vai con Dio, no, no. E Dio, nessuno mi vuole bene, e tutti, chiediti perché, imbecille. Esatto. Dio, il bambino emarginato. comunque. Ah, e certo, lei dice, in ogni caso io comunque sono legata a te per quanto riguarda le Chromatic Door, quindi a questo punto ci vengo io con te. Ok. Fatto 30, facciamo 31. Sì. K dice io vado con Sigma. E Sigma risponde. Sigma risponde: ah sì? E K dice: perché preferisci qualcun altro? No, sei ok. Ok, Clover va con te, Miyoshi. Bla bla bla. Siamo tutti pronti. Ciao. Io vado qui, tu vai lì. Vabbè, io vado avanti qui. Sì, qua stanno solo dicendo come si va, come non si va. Non è importante. Ah, stasera vi avviso, non ho la minima intenzione né voglia di fare enigmi, cioè, sono proprio stanco. Non dovrebbe però esserci, se non... Stasera sono proprio da storia, basta, voglio solo subire passivamente. Non ne sono sicuro, ma non dovrebbero esserci. Subire passivamente suona male, non dirlo mai. Sì, infatti ho riso perché dietro di me hanno riso quando ho detto... io non ci posso credere. Credeva che fosse una proposta. Zatti da fare, Driade. Accidenzi, sì, esatto. Accidenzi, Dino. Quindi è esattamente quello che avrei detto io. Ottimo, quagliamo un sacco allora, sì. Ma che te ridi? Dov'hai? Sta andando di là a ridere. Nome soggetto, bene, sta andando a prendere il frustino. Ha detto: bambini, non dovete sentirle queste cose. Voi. No, invece fate sentire bene. Mi raccomando, alzate il volume al massimo. No. Vogliamo sapere tutto. Ma che fa i wire? Disse e decise di farli comunque. Può darsi che non lo escludo. Va bene, in infermeria non c'è nessuno, né il Quark né l'assassino, almeno per quanto possa vedere. Aspetta, c'è qualcuno qui, almeno tecnicamente. E vabbè, c'è il cadavere della signora anziana. Io volevo suggerire una cosa a Driade, ma poi traumatizzo Darcy e mi banna. Esatto. Allora glielo suggerisci in privato. Ok. Non è che lo traumatizzi direttamente, lo traumatizza lei tramite il suggerimento che lei dà. Esattamente, quindi. Sì. Penso che poi che lei intendesse questo. Ah, ok. La signora anziana. No, secondo me traumatizza proprio il fatto che... Ah, ok. Di leggere cosa. Esatto. È lì tutta bella silenziosa. Se non fosse per le gocce di sangue... insomma, per le macchie di sangue, la sua espressione pacifica avrebbe ingannato con la maggior parte delle persone che avrebbero pensato che stesse semplicemente dormendo. Comunque, il sangue si è scurito e asciugato. E ora sembra come una qualsiasi altra macchia. E in quel momento, ed è stato in quel momento che l'ho notato, barra notata, è giustamente notato. Io volevo suggerire una cosa. Ok, l'ho già letto. Aspetta, buoni tutti. Fermi. Sherlock Sigma. Oddio, Sherlock Sigma, è bellissimo. Sherlock Sigma ha notato questa cosa. Dai, Sherlock. Non lo vedo bene come Sherlock, ma ok. No, infatti, è per questo che l'ho. Lo sto sbeffeggiando. Va benissimo, fai bene. Ehi, sembra piuttosto pulito. Eh sì, per qualche ragione non c'è sangue in questa parte.
Magari aveva qualcosa al polso, ma guarda come cascano tutti dalle nuvole. Per esempio un Oh. orologio. Ma dai. Ma dai un po'. Comunque questa cosa non era ancora stata esplicitata, ma l'avevamo noi già presunta da un po'. Ai Eh, tempi perché del sai, fazzoletto, sì, vero? sai Sì. comunque il fa. Ma ti ricordi sempre che il fazzoletto No, era scusa, il l'ancora. fazzoletto è Dio anche. Che Sì, quando abbiamo scoperto che era infiltrato, sì. sì, però ricordati che il fazzoletto è la root di Luna che teoricamente avresti dovuto fare dopo questa. Giusto? Ok. Ah, Quindi in ok. questo Ah, quindi ci senso siamo un siamo, attimo. non dico spoilerati, però siamo portati avanti col lavoro. Ok. Cioè abbiamo dedotto uno spoiler, in pratica. Vabbè. Sì, ma sì e no, perché comunque è la cosa che dice il gioco, quindi Certo. non è che sia spoiler realmente, però sai, comunque non è. Al momento non quella cosa del tipo di Temmyoshi come un pazzo spruzzalumi, non avrei voluto saperla al momento. Oh mio Dio, Mana ha detto una cosa bellissima, in effetti. No, dai, questa è bellissima, Mana. C'è il doppio senso più spettacolare del mondo. No, sei fantastica. Tu sei la creatrice ufficiale degli hashtag. È stupendo. Ah, ok, l'ho capito adesso. Scusate, Ok? sono un po' tardo. Bambini, non capite voi. Comunque, un La possono orologio? capire. Non possono, infatti. Eh sì, che le è stato poi tolto quando è stata uccisa. Vabbè, bla bla bla, siamo bravi, siamo tutti bei detective. Non lo so, ma è piuttosto largo per essere un orologio. In genere gli orologi per signora, per donna sono più fini, più piccoli. Sì, hai alzato un buon interrogativo. Io e i doppi sensi siamo pappa e ciccia. Magari era qualche tipo. Ma sul serio non ci stanno arrivando? Dagli il tempo, devono Magari farsi era qualcosa un qualche tipo di di mentale gioiello. Gioiello, tipo un braccialetto o qualcosa del genere. Ta-ta-tam! prima. Un bellissimo braccialetto. Ovviamente! Perché non l'abbiamo capito prima? Esattamente. Perché siete un branco di ritardati, ecco perché. È la stessa dimensione e forma dei nostri braccialetti. Guarda, è proprio uguale, uguale, uguale. Quindi, questo significa che. Oh! Stava indossando un braccialetto quando è stata uccisa, cioè il nostro braccialetto. Era una partecipante come noi. Oh mio Dio! Beh, Darcy, non è che sia una cosa così ovvia da capire, onestamente. Cosa? Il braccialetto. Beh, insomma. Insomma, mi No. sembra più ovvia che no, eh. Dai, cioè, porca miseria, ormai. Cioè, hanno passato lì un sacco di tempo, cioè sono abbastanza abituati alla dimensione del braccialetto, al fatto che comunque la gente che è lì dentro è partecipante, non c'è nessuno esterno, capito? Anzi, adesso riescono anche a capire forse che se lei non ha il braccialetto qualcuno gliel'ha preso. In Danganronpa a volte sono anche più lenti. Ah, ok, ma questa è una cosa proprio boh. Sì, Proprio slow burn per tutte le farti. opere, credo giapponesi alla fine. Perché io boh, trovo sempre. Spesso e volentieri lo fanno La sto lentezza lavoro, la trovo sì. sempre nelle opere giapponesi. Ami quasi tutto in quella serie, ma in certi momenti sembra un branco di dementi. Anche Steins Gate era un po' così. Ah, qui sono stati veloci. Fai anche due branchi di dementi. Specie quando ci sono. Ok. Sono due passaggi particolarmente stupidi. Loro. Primo, il secondo non tanto, ma ha i suoi momenti di No, no, intelligenza. Dino, intendo loro sono abituati perché già è la terza votazione, capito? Cioè, insomma, stanno lì da. Per È la essere la terza seconda. votazione, stanno lì da 6 ore. 5 ore, quante Dovrebbero ore? essere 2, 4, 4, 5, mi 5, pare. insomma, 5 ore. Impari a capire l'ambiente, impari a capire che lì dentro ci sono tutti i partecipanti. Cioè, a me mi sarebbe. Non lo so, magari in quel contesto ci avrei messo anch'io un po', però insomma, porca miseria, è No, un coso così largo. sai cosa? Il fatto è che secondo me il posto è talmente chiuso, talmente circoscritto, che non puoi pensare che sia un caso che abbia la ferita, cioè abbia la Esatto. macchia sul coso che non ricorda casualmente il braccialetto, ma così poteva essere un'altra cosa. Ti sembra? Cioè, anzi, secondo me è più facile che si corra il rischio opposto, cioè che si sbatta subito. Oddio, il Oddio, il braccialetto, poi braccialetto, magari non lo è. certo. Cioè, boh.
Credo sì, Non lo credo so, anch'io. Comunque sono stati abbastanza veloci, in effetti. Va Sì, in effetti sì, però. bene, era una partecipante come noi, sei sicuro? Questa anziana signora? Una giocatrice del Nonary Game? K? C'è qualcosa che non va? Oh, no, niente. Se hai ragione. Eccolo. Se hai ragione. Dove ha nascosto il ladro il braccialetto? I giapponesi in generale sono più lenti proprio, sì, forse. Eravamo piuttosto impegnati durante le ultime ricerche? No, no, qua true vuol dire che eravamo, sono stati, abbiamo fatto una ricerca ben fatta. Ah, ok, eravamo belli, belli impegnati, insomma, Sì, belli. cioè abbiamo fatto una ricerca, abbiamo cercato dappertutto. Ok. Ma so di non aver visto nulla e nessun altro ha detto di aver trovato bracciali in giro o cose del genere. Il che vuol dire che l'ha portato con sé per tutto il tempo, il ladro, insomma. E probabilmente ce l'hanno ancora in questo momento. Ce l'ha. Sì, sembrerebbe plausibile. Quindi Sigma dice no, 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 aspetta un attimo. Se l'hanno portato tutto il tempo con sé, se il ladro l'ha portato tutto il tempo con sé, i sensori nelle chromatic door ovviamente l'avrebbero intercettato, certo. Certo, e non avrebbero lasciato passare il ladro con altre tre persone, chiaramente. Quindi adesso arrivano finalmente diciamo, il punto Alla cruciale conclusione che c'è il lato ce l'ha al che polso. c'era al polso. Senza la giusta combinazione, ovviamente le porte secondarie non si sarebbero mai aperte. Quindi i nostri sospettati non sono solo un killer e un ladro. No, il nostro sospetto non è Il solo un nostro killer. sospetto. Ma un impostore piuttosto bravo. Cosa stai dicendo? Che dopo aver ucciso la vecchia signora si è messo il braccialetto. Insomma, il coso. Ed è piuttosto probabile che lo stia indossando già, ancora in questo momento. Sì, avrebbe senso. Ok. Quindi il killer sta andando in giro con noi col bracciale della vecchia dell'anziana signora gentile, bravissima, bella. Oddio, se dice vecchia signora va bene, dai, non No. esagerare. Bisogna essere politically correct. Ma la tua nonna, sappiamo Dio come fai a essere politica corretta, dai. Tranne che con Dio. Ma Quindi no, sta ma proprio dicendo. le frasi di cui sopra, Dio è eccetera, eccetera. Cioè, come può essere politically correct Beh, con ma io questa persona? mi sto riferendo al personaggio. Sì, certo, però le frasi escono lo stesso. Certo. Allora. Va bene, comunque dice. Quindi mi stai dicendo che probabilmente lo stanno indossando in questo momento? Sì. Ricordi quello che ci ha detto Zero Junior? Qualcosa sul braccialetto che viene aperto quando il cuore di chi lo indossa si ferma. Non ricordo le esatte parole, ma comunque. Quando la signora anziana è morta, il suo bracciale si sarà staccato e quindi il killer l'ha preso semplicemente e se l'è messo. Perché? Beh, come perché? Perché in questo modo avrebbe potuto partecipare a Nonai Game, immagino. Cosa? Eh sì, io sospetto che il killer sia qualcuno che non dovesse originariamente partecipare al gioco e per qualsiasi ragione voleva entrare. Quindi voleva assicurarsi di potervi partecipare. E quindi a quello scopo ha ucciso la signora, che era una dei partecipanti originali, e ha preso il suo posto. Ma perché fare una cosa del genere? Che cavolo ne sappiamo, che ne so. Cioè, noi lo sappiamo, però, nel senso, loro come Loro fanno a no, saperlo? loro no. Non ne ho idea. Ovviamente devono avere un obiettivo di qualche tipo. Dovresti essere completamente folle per decidere così di entrare qui. Ma in quanto a quale sia il motivo e a come l'assassino intende arrivarci Raggiungerlo. a questo obiettivo, credo che non ho, cioè non sono in grado di fare speculazioni. Va bene.
non si ricorda Interessante, una dice tappa Sigma, e si mette completa. così, in questa posizione così. Interessante. Sigma c'ha il pizzetto? Sigma non ha il pizzetto. Ho deciso che ce l'ha, quindi fa così col pizzetto. Non ha il Così, pizzetto. ce l'ha, basta. Non ha il Sono pizzetto. 6 ore. Non ha il Sono 6 ore pizzetto. che è chiuso lì Non dentro e quindi ha gli è il cresciuto il pizzetto. pizzetto. E gli era cresciuto. Non ha il pizzetto. Però gli è cresciuta la barba in sei No, non ore. gli è cresciuto niente. Sì, stanno facendo i pipponi mentali che ci siamo fatti noi su Discord, praticamente, sì. È bellissima questa cosa. Comunque, K dice, ma hai notato qualcosa? Sì, abbiamo detto 50 volte che c'è il sangue intorno al braccio, tranne che lì. Ok. Abbiamo capito che l'hanno ammazzata mentre indossava il bracciale. Ah no, attenzione, Sta adesso capiscono che facendo sul bracciale c'era il sangue, quindi forse, forse no, mi sa che era un'altra timeline, quella del Luminol. Ditemi oggi che spruzza il Luminol, sì, era sicuramente un'altra timeline, però potrebbe venire in mente perché in questa timeline mi pare che loro sono andati nell'infermeria. sono andata no alla rec room del Nella Luminol rec room. Vabbè, era la rec room sanno dell'esistenza del Luminol, giusto? sì lo Quindi sanno dai, quindi dai, 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 speriamo che gli venga in mente. dovrebbe. Va bene, quindi dovrebbe esserci il sangue sul bracciale. Ma ovviamente nessuno di noi sta utilizzando Sigma, i braccialetti insanguinati. Sigma, per favore, dimmi che stai scherzando. Ovviamente il killer l'ha pulito. Solo un pazzo andrebbe in giro con un braccialetto pieno di sangue. Ah, quindi noi rispondiamo. Quindi sta dicendo che l'hanno pulito. ma vedi un po' tu, Sì. rosso, sporco di sangue. Ah, questo, mi sono tagliato prima. Cioè, vedi un po' E tu. K chiede, hai scoperto qualcosa? E Sigma, puntini, puntini. Eccolo, Vedi daje, che ci daje. arriva, ci arriva. Sì, sì, Si sì, sì. quaglia, quaglia glieie, quaglia glieie. Quaglia Sigma. Quaglia Sigma, quaglia Sigma. No. Sì, che non suona bene uguale, però se il nome è quello. Comunque, K, anzi, proprio con enfasi. K, so come identificare il killer. Oh. Dobbiamo prendere qualche goccia, insomma, prendere la bottiglietta di Luminol. Perché non importa quanto a fondo l'abbia pulito, dovrebbe comunque esserci qualche traccia di sangue. Ah, capisco. Sì? Questo è Zero Escape CSI Sì, Edition. CSI Edition. Edition. Sì, potrebbe funzionare, devo dire. Ok, dobbiamo radunare tutti quanti nella stanza della ricreazione. Dov'è il Luminol? Ok. Però prima dobbiamo cercare Quark. Dobbiamo ancora andare nell'infermeria e dietro la porta verde. Una volta fatto, cioè una volta cercato Quark in quelle stanze, possiamo tornare al piano 2 e incontrarci con tutti quanti. Ok, andiamo. Dai, 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 che mo si scopre il sangue sulla il braccialetto di Dio. Ammazza, che crescita veloce. Della Barbara, Ah, della ma ti sei barba. fissato che c'aveva E beh, il 6 ore, pizzetto? sono tante Non ti per la li cresce il barba. pizzetto? Però la barba sì. Perché Non gli cresce nulla. Perché non vuoi far crescere i peli in faccia alla non gli gente? crescono in 6 ore. Mamma che frustrazione sta mappa, oh. Nel 3 non c'è avere una cosa del genere. No, non c'è. Molto, molto Oddio meglio. mio, ancora ci sono 3 porte. Oh mio Dio, come faremo? C'è una leva, la tiriamo. Sì, ops, si apre la porta. Ma sempre così devono fare, dai. Bla bla bla, tiriamo la leva. Ok, a posto. Dino, 6 ore. Io sono 6 anni con la barba e non me la taglio, quindi. Beh, non è che cresci in 6 ore, però. Cioè, tipo, se la mattina ti fai la barba con rasoio manuale, a metà giornata senti che un pochino raschia, no? Oh, che vedevo di. Non lo so. C'ho la barba veloce. Oh, aspetta, aspetta. Cos'è questa stanza? Ma ci siamo mai venuti qua, no? No, in questa timeline no. Ah, sembra un banco da lavoro o qualcosa del genere. Ok, ma che tipo di lavoro? Tu hai visto che stanza l'hai detto? Ho fatto? Hai detto la stanza?
no, no, è workbench che... È la Golem Bay. Mamma mia, pure questa cosa di Golem, mo dobbiamo capire. Che non la vediamo da troppo tempo e le cose che non ti fanno vedere da troppo tempo e sono in... cioè loro lo fanno per fartele scordare. Assolutamente sì. Comunque, siamo qui per trovare qualche e non per dare un'occhiata a questa stanza. Vabbè, comunque vai in fondo. Va bene, a controllare. Non ci sono più i golem? O Non è lo so. una delle Golem Bay? No, dovrebbe essercene una sola. E non ci sono i golem, quindi qui in quell'altra era piena di golem. Ragazzo mio, Zero Junior ha settato la stanza, ma dopo i golem non si vedono. Io ti ricordo che quella cosa che era l'ultima luna successiva. Ah, ok. Quindi immagino sia per quello che non si vedono adesso. Io Tu penso se... probabilmente questa è tipo la terza che fai, Sì. o la quarta. Quindi non hai idea, arrivi go Golem Bay, non sai cos'è Golem. Noi lo sappiamo perché abbiamo fatto quella prima, È vero, ma certo. quello sia per quello, fondamentalmente. Al momento giochi blind, arrivi qua e dici che cacchio è questa stanza, cosa serve? Non sai cos'è un Golem. Invece noi lo sappiamo già. Ah, i golem scendono mentre fai l'enigma, quindi è probabile che scendono dopo. Ok, vediamo. Comunque non c'è niente. Ehi, K! Come va lì? K? Mi senti? K è andato dietro a questo... coso, banco e sta cercando sotto lì dietro, insomma. Ma che diavolo? Mi avvicino per parlargli. Ehi, ma che succede? Oh, niente. Mi piego in avanti e lo guardo mentre sta fissando qualcosa che sembra una cassaforte. E vabbè, è una cassaforte. Yes. È vuota. Non dovrebbe essere vuota la cosa forte, no? Perché non dovrebbe essere vuota? Perché qui, qui c'è già venuto qualcuno, Non lo so, no? Ci sarà non mi venuto ricordo. qualcuno? Adesso lo sta chiedendo, sì, qua vediamo se come risponde. C'era qualcosa prima qua dentro? Yes. No, era vuota quando l'ho trovata. Davvero? Sì. E quindi che cosa stai facendo qui che stai a fissare sta cosa vuota? Stavo pensando. E per la precisione, stavo pensando a chi ha aperto questa cassaforte. Beh, sarà stato il gruppo di persone che ha attraversato la Porta Verde. Credo fossero Dio, Fai e Clover. No, non credo sia così. Perché quando ci siamo rincontrati con Dio, ci ha detto che era stato nel centro di trattamento. Ah, mentre l'etichetta, la targhetta della porta dice che questa è la Golem Bay. Quindi sta dicendo che non sono venuti qui. Sì, credo di sì. Il che, come puoi vedere, è il motivo per cui sono così Puzzled, stranito, insomma. perplesso, perplesso. Un po' perplesso. Se Dio, Fai e Clover non hanno aperto questa cassaforte, allora chi l'ha aperta? Dodon. Chissà. Smettila di fare un rumore a caso. Lì dentro dovrebbe esserci la chiave della sua armatura. Era qui? Dio, non me lo ricordo. Era qui? Ricordo neanch'io, Confermi, forse. non te lo ricordi oppure Forse. non me lo ricordo. No, giuro, non me lo ricordo. Ok. Mi spavento quando a Francesco parte il caps lock. È vero, in genere in Steins Gate l'ho notato quando ho montato tutti i video. Due o tre cose le hai beccate proprio precise quando facevi il caps lock. Sono le mie illuminazioni, caps lock. Era qui, allora ok. Quindi qualcuno ha presumibilmente questa chiave. La chiave di K. Non c'è comunque alcun bisogno di pensare a questa cosa. E dovremmo tornare indietro. Sì, c'era un'altra porta aperta, giusto? Sì, andiamo a vedere. A vedere. Ok, centro di trattamento. Qui ci sono i pod. Trattamento se ci sono i pod.
Ok, quindi questo è il centro di trattamento, sì. È la stanza in che ha visitato Dio. Non pensi che sia strano? Finora tutte le Chromatic Door hanno portato a singole stanze ogni volta. Quindi perché ci sono due stanze dall'altra? Infatti è quello che mi stavo chiedendo io, anch'io. Perché ci sono due stanze dall'altra parte di questa porta? Domanda eccellente. Ne possiamo parlare agli altri più tardi, immagino. E vedere se ne sanno qualcosa. Ok, ci dividiamo e cerchiamo in giro. E se troviamo magari dei posti in cui possa nascondersi oppure dei buchi da cui possa essere scappato o intrufolato o cose del genere. La cassaforte qui è chiusa, eh? E allora non è venuto. Oddio, non, la... non è venuto Attenzione, la qua. cassaforte O qui c'è è chiusa, eh? qualcosa che non va? La cassaforte qui è chiusa, quindi vuol dire che Dio ha detto di essere andato al centro di trattamento, ma invece è andato dall'altra parte. Oh, può essere? La prendeva Alice quando hai fatto l'enigma. Sì, me lo ricordo, sì. Cioè adesso me lo ricordo, ma non mi ricordavo dov'era. Comunque, che sono sti cosi? Dovrebbero essere i pod, no? Quelli che ha menzionato Dio. E quella, diciamo, quella finestra è coperta di ghiaccio. Non riesco a guardare dentro. Dovremmo aprirle? Eh sì, mi sa che dovremmo aprirle. Vai, mo le aprono tutte. Mo ci troviamo delle cose pazzesche qua dentro, guarda, eh. Tipo, non lo so. Cosa Tipo Quark, per trovarci? esempio. Porca miseria, c'è Quark. Ah. Cosa? Quark! Oh no! Il suo braccialetto è. Oh no! Aspetta, aspetta, Sigma, calmati. Esatto. Guarda un po' il petto. Lo riesci a vedere muoversi? Cosa? Velocemente premo un dito sul polso di Quark. Era lievissimo, molto flebile, ma il battito c'era. Meno male. È vivo! È vivo! Aspetta però, noi in un'altra timeline non avevamo visto mettere Quark qui dentro da qualcuno, non mi ricordo chi. L'aveva messo noi, mi pare. Noi, esatto, quindi presumibilmente qualcuno ce l'avrà messo per salvarlo, tipo Temmioji, però Temmioji è arrivato. Possibile? No, vabbè, ma Beh, Temmioji è Temmioji non arrivato. credo Eh no. perché quello più coinvolto emotivamente l'avrebbe Sì, cioè, detto, non c'ha l'avrebbe messo senso lui, se avesse. che lo No, metti sarà dentro. qualcun altro. Ho capito, ma perché non dircelo? Devo darmi un attimo, lo trovo subito. Sì. Quanto casino. Oh, che sollievo. Sono così felice di vedere che è salvo. Che è al sicuro. Comunque niente, ho lasciato andare una risata e ho abbracciato K. O perlomeno ho cercato di abbracciarlo, visto quanto è grande. È stato preso alla sprovvista e messo lì dentro, visto che per loro era scomparso. In che senso? No, io dicevo, se ce l'avesse messo Temmyoji lì dentro, cioè, perché avrebbe dovuto fare la scenata a noi? Oddio, non trovo più Quark! Ce l'ha messo lui. Quindi ce l'avrà messo qualcun altro, ma per un motivo un po'. Esatto, e stavo pensando, infatti, o è stato qualcuno che è ancora vivo, però per un motivo tutto suo, però a questo punto non c'è molto senso metterlo qui e non dirlo, perché uno lo mette qui dentro perché vuole salvarlo. Quindi, evidentemente ce l'ha messo Alice o Luna. Comunque mi fa pat pat sulla schiena. Ma se è ancora vivo, perché il suo braccialetto è tolto? Oppure zero, giusto? Anche zero. Zero Junior ha detto che sarebbe venuto via solo quando sarebbe morto. Si stanno chiedendo perché il braccialetto non c'è. Forse Zero Senior l'ha tolto. Cosa? Perché? Non ne ho idea. E allora forse 06 ha portato Quark qui. E
e l'ha messo nel pod. Beh, anche se era pesante da trasportare, Quark. Solita scemata, che lui è zero. Era pesante da trasportare. No, vabbè, è un bambino, non credo. Comunque non abbiamo alcun modo di sapere perché, anche se lo dovesse aver fatto. Perché questo pod è per cure mediche. Forse Quark ha contratto qualche tipo di malattia. Sta Forse. male? Che cos'ha? E che ne so? Ad ogni modo dovremmo tornare indietro e dirlo a tutti, ovviamente. Dire che abbiamo trovato Quark. Immagino che Terminology sarà piuttosto sollevato. Appunto, Tamagotchi era preoccupato, quindi non sapeva dove era, e quindi, visto che Quark era con lui, probabilmente è stato preso alla sprovvista. Esatto, non sapeva dove era, sì. È chiaro che non, cioè, non penso che ce l'abbia messo lui. Non credo. Beh, non c'è senso. Ok. Scommetto di sì. Pensi di poterlo trasportare o no? Credo che sia meglio lasciare Quark qui. Come ho detto, c'è una possibilità che sia malato. Quindi toglierlo dal pod potrebbe essere pericoloso. Visto che il trattamento è diciamo, attualmente in atto, potrebbe essere compromesso. Mi fa morire il fatto che ormai il vecchio lo chiamate Tamagotchi. No, no, Lo chiama solo io lui così. non Cioè. lo chiamo Tamagotchi. Lo chiamo Temmyoji. Appunto, ma Quark era con Temmyoji e K. E a un certo punto era sparito. Vabbè, poco importa allora adesso, dai, non stiamo qua a Ma sì, non ho parlarne. capito dove vuoi arrivare, però. Sì, è sparito e ok. E giustamente Temmyoji si è preoccupato ed è andato di corsa dagli altri. Dove diavolo è Quark? Il problema è chi ce l'ha messo lì. E ce l'hanno messo Luna e Alice, dai. No, non è così importante. E poi comunque l'ha fatto per lui, quindi comunque, cioè, nel senso, Sì, chiaramente perché. l'hanno. Cioè, se l'hanno messo lì vuol dire che l'hanno fa fatto per salvarlo, diciamo. Per cercare di salvarlo. Quantomeno per avere un posto sicuro dove recuperarlo, se non Ah, altro. giusto, sì, esatto. Doppia sberla, buonasera. Ehi, ma ti sei abbonato? Ma grazie! Ma ciao, buonasera, grazie. Così all'improvviso. Buonasera. Ciao caro, grazie mille. Veramente, sono senza parole, apprezzatissimo. Come stai? Oggi hai fatto live? No, non credo. E la vecchia, tra un po' la chiamiamo la vecchia. No, la vecchia Chess. Ma pure no, l'anziana signora si chiama. Ecco. La vecchia. Mamma mia, che sorpresone, grazie. Cioè, non, basta, non ho parole. Grazie mille. Potete fare uno shoutino a Doppia Sberla, che tra l'altro è uno streamer simpaticissimo. E quindi vi consiglio di andarlo a trovare. Ah, sta in ferie proprio tu, in generale, anche da Twitch. Bravo, fai bene. Grazie. Andatelo a trovare perché è troppo forte. Ah, stavolta l'ho fatto prima io. È Ah ah. vero, a vecchia. L'altra volta l'avevamo chiamata la vecchia. Ah, vecchia, sì. Non vuole fare gli enigmi per velocizzare? Si chiede per 10 minuti perché Quark sta nel pod e chi ce l'ha Sì, messo? l'assicuro, non è così importante. Carezzandomi il mio pizzetto, tra l'altro. Smettila che non stai per niente muoverti, vai avanti. Vabbè, comunque chiudo il pod e se ne andiamo. Sì, dai, basta, ciao. Aspetta, aspetta, ho pensato a qualcosa. Sei sicuro che starà bene lì dentro? Che intendi? Beh, che succede se si sveglia? In effetti, ci avrei un po' paura io. Può aprirlo da dentro oppure no? Sarà bene, sarà bene. Ho visto che c'è una leva dentro che può essere usata nel caso di svegli e poi disperatamente uscire. Quindi nessuno rimane chiuso dentro il pod senza possibilità di uscire. Va bene. Ok, ma se qualcuno lo chiude, è fottuto? Sì, è quello che ho detto. Ma non preoccuparti, vedi? Non abbiamo impostato la chiusura. Quindi
è ancora, cioè sbloccato. è sbloccato, ecco. Beh. Riprendo il 2 settembre, però nel mentre sto lavorando per cambiare un po' di cose. Oi, che stai rinnovando? Il pizzetto di Darcia che ricresce ogni giorno in 6 ore. Sì, mi Sai, piace. deve compensare la memoria. Deve compensare la memoria, esatto. Quindi cresce tantissimo. Ok. Dai, 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 che vogliamo quagliare. Va bene, dobbiamo tornare giù, bla bla bla, penso che gli altri siano preoccupati, sì, dobbiamo dirlo a tutti, evviva, andiamo giù. Ok. E quindi sei in ferie e oltre a lavorare per cambiare le cose, a che giochi di bello? Tu, voglio chiederti sta cosa, ma tu riesci a giocare a cose che piacciono a te fuori dalle live? Perché ho notato che io ho questo strano meccanismo che mi porta a tenermi i giochi che mi piacerebbe tanto giocare per giocarli insieme agli altri, perché comunque è bello condividerli. E quindi va a finire che molte cose ce le ho in pila boh, da mesi e alla fine non ci gioco. Ed è una cosa bruttissima. Ho rifatto da capo tutte le grafiche nelle scene, sto progettando nuovi format settimanali. Grande! E voglio proprio, sono proprio curioso. Vediamo che riesco a fare. Bene. Grande. Un po' di rinnovamento ogni tanto ci vuole. Con le grafiche io non saprei proprio che fare. Ok, è tipo col barbiglio del drago di rama. Oddio, il drago di rama mezzi. Vabbè, comunque Dio si incavola e dice: siete in ritardo? Ah, parli tu, eh? Sì, infatti, certo, faccia Quanto apposta di presto parlare. sei arrivato? Ah, lei dice che lui è arrivato parecchio presto e che praticamente è come se non avesse cercato poi alla fine. Ma sì, non gli frega niente di cuore, perché dovrebbero Esatto. cercarlo. Ah, quindi è così, eh? Sì. Comunque, Clover e Temmio ancora non sono tornati. Quindi, insomma, avete cercato qualcosa? Sì, abbiamo trovato qualcosa. E allora, sputa il rospo. Ok, spiego tutto. Fai è felicissimo. Carina. Ah, capisco. Beh, buona a sapersi. Piccolo scemo, insomma, ci ha fatto preoccupare tutti. E c'è Sì, dell'altro. Alcuni giochi li faccio anche solo off screen perché penso molto a cosa portare in live. Non scelgo solo in base a ciò che mi piace o no. Ah, ok. Ok. No, io purtroppo, tra virgolette, tendo a fare cose che mi piacciono perché cioè. Già riesco a streamare poco. Poi se faccio anche cose forzate che non mi piacciono, mi alienerei. No, non fai poi così poco, alla fine fai 6 giorni Sì, a no, no, settimana. poco per quanto vorrei fare io poi alla fine. Ah, beh, sei una vita, un cracker, una Sì, dea c'ho una vita, da cui certo. badare, sai, è normale. E vabbè, mo non contate che a agosto sono stato molto presente perché agosto era un mese molto, molto easy. Più o meno settimana prossima torneremo ai vecchi ritmi. Ah, vediamo, Francisco ci spiega. Quark era in squadra con Kappa e Temmyoji. Quark, sì. Loro arrivano al magazzino principale dopo aver fatto il loro enigma e prima di incontrare gli altri. Sì. Quindi è probabile che Quark sia stato preso alla sprovvista e messo lì dentro senza che se ne sia accorto. Sì, ok. Visto che qui ancora non si sa della sua malattia e non ha ancora provato ad uccidersi. Ok. È stato preso alla sprovvista. Ma chi? Quark. Lo stesso Quark si è stato preso. No, qualcuno è stato preso alla sprovvista e ha messo lì dentro Quark. No, lui è stato preso Lui alla sprovvista. stesso? Cioè ci si è messo da solo? Non ci si è messo, solo qualcun altro l'aveva preso. Preso alla Esatto. sprovvista è stato qualcuno che l'ha tipo afferrato da dietro. Ok. Penso intenda, no? Sì, no, no, certo, no, è comunque interessante capire chi ce l'ha messo assolutamente, Sì, anche se è ma una non è così timeline. importante al Sì, no, no, però momento. era un crew, insomma, una curiosità. Ok. Ah, infatti, sebbene. Se ti perdi con questo, non quagli, No, sappilo. vado. Pure io non mi forzerei mai a fare qualcosa che non mi piace, magari solo perché funziona su Twitch. No, infatti. Di base c'è sempre quello. E poi soprattutto io cerco di fare cose che piacciono insomma, a chi mi segue più assiduamente. Ovviamente. Ok. E c'è dell'altro. E sarebbe?
C'è un qualcosa che mi preoccupa. Ok, sputa il rospo. Quark potrebbe aver contratto una sorta di malattia o una cosa del genere. E per quel motivo è stato inserito in questo pod. E starà bene? Sì, probabilmente. Probabilmente. Non sai nulla di più preciso? Beh, comunque almeno l'abbiamo trovato, dai. Piuttosto fortunato a essere vivo. Che intendi? Intendo quello che ho detto, genio. Sono felice che non sia morto. Tu non lo sei? Sei molto equivoco come al solito, eh? Incredibile, soprattutto. Eh sì. Nessuno, proprio nessuno. Darsh, sì, ma Quark nel pod. Twitch mi dice: sì, era chiarissimo. Manca il la capo. Twitch mi rovina i format del meme. Tutti che non dicono nulla, Darsh. Sì, ma quel pod, porca miseria. Sì, e non frega niente a nessuno, anche. A parte Francesco che ci si è fissato per qualche motivo strano. C'è questo kink del pod, il kink del pod. Non, dai, ti prego, devi diventare incontri con Selena dopo mezzanotte. Dai, vai avanti. Va bene, comunque lui dice comunque è gentile, vabbè, bla bla bla. Quindi avete trovato solo Quark? Come l'avete detto, sembrava insomma che aveste trovato qualcosa d'altro. Sì, però lo spiego quando arrivano anche Temmioce e Clover. C'è qualcosa che volevo chiedervi prima di tutto, comunque. Quando avete attraversato la porta verde, avete cercato in due stanze diverse? E Fai dice: due? No? Siamo andati solo al treatment center? Con la faccia d'angioletto. Capisco. E quindi quell'altra stanza che roba era? Che intendi con l'altra stanza? Sai dove c'era quell'incrocio con le tre porte, no? Ecco, quando siamo andati lì io e K, due delle porte erano sbloccate. Voi avete sbloccato quella dove siete entrati al centro di trattamento, giusto? Ma l'altra, chi l'ha aperta? No, non guardare me. Te l'ho detto, noi abbiamo aperto solo quella che portava al centro di trattamento. Potrebbe essere stato Zeno Senior? Non lo so. Tutti che pensano? Vi chiudo nei pod se continuate a nominarli. Lo facciamo assieme. Perché voglio capire perché Quark sparisce, visto che è già successo un sacco di volte. Poco importante. Ok, ma io lo voglio sapere. Bisogna capire le cose. Comunque il nuovo hashtag è diventato pod. Oh Madonna Eh sì. Il Santa, ti odio. pod ormai è il centro dell'universo stasera. Sei del tuo universo. Ti terrai i dubbi per quando vai a dormire. Meglio andare avanti. Sì, sto andando avanti, ragazzi. No, Che non se anche abbastanza oggi non si veloce. scopre qualcosa su K, dormo male. Sto andando avanti, calma. Ok. Che c'era lì dentro? In realtà niente. Era una specie di stanza di servizio o qualcosa del genere. Beh, in effetti non ha molto senso tutta sta cosa, eh? Quindi chi diavolo è stato ad aprire quella porta? Chi lo sa? E E cosa cercava? cosa c'era dentro? Chi lo sa? Ah, Temmioci? comunque, scusa, solo un attimo. Quando siamo andati noi nel golem, c'era Gorm seduto sulla workbench, eh? Qui non c'era adesso. Non ricordi il golem con cui abbiamo parlato, che Sì. poi Zero l'ha disattivato. Sì. Sì. Lì era seduto, era evidente, chiaro, seduto sulla workbench. Qua non c'era. No, qui non c'era. E non c'erano neanche gli altri. Scendevano Sì, gli altri, come diceva Francesco, era perché scendevano tra le lima. col coso, ok. Sì, Però non no. c'erano all'inizio. Non c'erano, Comunque, stanno facendo tardi. Dovremmo andare a cercare? No, prima c'è una cosa che voglio controllare. Non è mai facile con te, eh. Ok, dai, andiamo a controllare. Che cosa? Che devi controllare, Sigma? Accendi che salvo?
Sì, va bene, salva. 20... quasi 30 ore. Nella rec room, va bene. Ok, sì, siamo nella rec room. Ah, è vero quella cosa della Luminol. Luminol. Io me l'ero scordata. No, non c'erano fin dall'inizio perché un golem aveva le mutande. È vero. Comunque, questa è la stanza ricreativa. Dio e io ci siamo venuti prima mentre cercavamo per Quark. E allora perché siamo qui? C'è qualcosa qui che dovevi vedere? Sì, sì, cari. Non dico nulla. E mi dirigo verso il frigo. Sembra un frigo, no? Sì, è un frigo, No. Dentro c'è il lumino. Il cabinet dove metti il, tipo lo champagne, lo spumante per tenerlo fresco. Lo raggiungo, apro e prendo... e prendo una boccetta. Ah no, chiudo, giusto, prima spenge la luce. Ok. Ma te non riesci a dire spegnere? Ti dici sempre spenge? Spenge, sì. Ok. Perché è sbagliato, spenge? Non è spegne? Io penso che si possa dire in tutti e due i modi, lo sai. Va bene, vabbè, non è importante, dai, vai avanti. Accademia della Crusca. Accademia della Crusca. Spegnere o spengere? In Toscana la forma più comune è spengere, variante presente anche nella prosa letteraria, soprattutto di scrittori toscani. Vabbè. Dai, se vuoi leggo tutto. No, la letteratura italiana ci offre attestazioni delle opere di Collodi. Te lo giochi da solo, va bene? Ah, che bello. Fa rincavolare lo zunderello, comunque. Aspetta, vado. Darce, ti chiudo nel pod. No, lo chiudo io nel pod. Tu chiudi gli altri, lui lo chiudo io. Vabbè. No, non è dialetto, è semplicemente anche letterario, quindi. Quindi chi usa spengere in realtà è colto, ragazzi. No, è arcaico, lo usi solo te. Vai avanti. Zunderello. Va bene, ok, vado a prendere il Luminol. Aspetta, che stai a fa? Dice Dio. Ci racconti delle storie di fantasmi? Perché hai paura dei fantasmi? Se mi stai prendendo in giro, vero? Allora, mostrami quanto sei coraggioso. Fammi vedere il braccialetto. E anche tu fai, per favore. Il braccialetto? Sì. Voglio vedere il retro. La parte, quella interna. Che intendi? Intendo il retro. Il retro. Porca Eva. Scusa Eva. Se sei in ascolto, scusa. Devo smetterla di dire porca Eva, perché è offensivo, effettivamente. Il lato dove non c'è il display. Chiaro? Devo spiegarvelo? Sì, ho capito che cosa intendi. Sto chiedendo solo perché il diavolo te lo devo far vedere. Semplicemente fallo e basta. Non è difficile. Posso partecipare anch'io? No, tu sei ok, K, sei l'unico che non ha il bracciale perché ce l'ha integrato nell'armatura. Sta cosa che ce l'ha integrato nell'armatura, vabbè. Perché sai, sì, sì. Esigenze tecniche. Esatto. No, il tuo braccialetto è l'unico che è diverso dal nostro. Ma parteciperò anch'io. Ok. Per essere corretto. Ok, un piccolo momento di esitazione e poi Dio e Fai allungano il braccio. E anch'io. Tutti quanti col polso rivolto in alto. Va bene così? Sì, va bene. Aspettate un attimo. Più velocemente possibile, tiro fuori il Luminor dalla tasca e la spruzzo in tutti e tre i polsi. Oddio, momento topico. Oddio, adesso si scopre che Dio non c'entra niente. No, ti prego. No, deve essere Dio. No, però potrebbe essere... Cioè, Dio potrebbe anche essersi infiltrato nel momento in cui la signora anziana era già morta. Cioè, lui magari l'ha trovata morta. Sì, ma la sua missione era di infiltrarsi. Quindi, avendola trovata... Per infiltrarsi.
Ah, tu dici che ha comunque programmato di infiltrarsi in qualche modo, sì, Nel certo. migliore dei casi l'ha Certo, programmata, nel peggiore l'ha uccisa lei. aspetta, buono, buono, fermati. Che cavolo stai facendo? Comunque Dio ha cominciato a urlare e ha ritratto le mani. E nei nostri bracciali, con il mio DeFi, non vedo nulla. Il che lascia... Ah, K ha capito subito. Il che le... insomma... Rimane solo Non Dio. resta che Dio. Aspetta, aspetta, ma di che parli? Te lo spiegherò in un attimo. Mostrami il bracciale. C'è qualcosa che non va? Mostramelo semplicemente, no? Dai, Dio, forza! Non abbiamo tempo per questo. Perché devo fare quello che mi chiedi di fare? Perché sto cercando di provare la tua innocenza. Non so che cosa stai cercando, ma non lo troverai con me. Allora fammi vedere il braccio. No. Tu non puoi darmi ordini. Così, ho dei diritti. Ho dei diritti. Ho dei diritti. Ah, mentre parla, Dio cerca di uscire. Ma non arriva lontano. Non si sta comportando colpevole, no. No. E arriva K con la sua mole. Ho paura che non ti possa far uscire, caro. Ok. Si gira intorno e insomma punta all'altra uscita. Fermalo. Ok. Non so di cosa stai parlando, ma ok, lo fermo. Tutti e tre saltiamo verso Dio. Oh, animazione, wow. Ah, Sì, è vedi. animata la cosa lì. Attenzione, si è illuminato. Dai, Ops! Ma dai. davvero? Ma Sì. davvero? Eh sì. Era abbastanza calcolato, Sì, non era era ovvio. poco, Però, sai, comunque. Però averlo qui davanti agli occhi nero su bianco, insomma. Esatto. Ah, o nero su azzurrino. Lo sapevo! Il tuo braccialetto sta brillando. Il che vuol dire? Lasciami andare, togliti da me. Lasciatemi andare tutti stronzi. Sono tornato appena in tempo per una scena che, se non sapessi cos'è, sarebbe tanto equivoca. Lo è. E lo è, lo è. Dio, tu hai ucciso la signora anziana? No, non capisci. È tutto uno sbaglio. Merda, ma che succede qui? Ancora non ho capito, fai. Mi spiegate per favore tutto quanto? Ma lei non ha visto, qua non ha visto il Ah, è posto vero, della non l'ha visto, non l'ha vecchia, visto, lei. è vero. Zero escape without context. Vabbè, Sì, bla bla bla, spiego è tutto. nocivissimo senza contesto, Eh sì. perché fra capo sopra Dio, Dio Dio con e la tutte le sua sue esistenza, frasi, sì. esatto, è terribile, eh? Vabbè, ho pensato che Lumino l'avrebbe reagito. E sembra proprio che avessi ragione. C'è già su Twitter. Ah, la foto? Zero escape without context. Dio, ti abbiamo beccato. Ora puoi confessare. Oh, ok, va bene. Mi avete preso? L'ho fatto. Ho ucciso la vecchia Troia. Ragazzi, dice così. Io sto leggendo. No, per carità, per E le ho preso il carità. No, prima braccialetto. sul Political Correct, poi per carità, arriva lui con la sua Con lo finezza suo da charm. oratore. Ci sono anche video di altre cose without context. Ok, l'ho uccisa e le ho preso il braccialetto. Perché? Sei tu Zero? No. Stavo seguendo degli ordini. Sono stato inviato qui per fare qualcosa. Per Cosa che noi non sappiamo. fare cosa? Chi ti ha dato quest'ordine? Madonna, adesso si scopre tutto! Ah no, mi sa che non si scopre. Proprio no. Perché... Morire, insomma, non te lo dirò mai, a costo della mia vita. Preferisco morire che dirtelo. Quindi i tuoi ordini sono più importanti che le vite di Alice e Luna?
Aspetta, aspetta, aspetta. Non esageriamo. Ho ucciso la signora anziana, ma ho fatto solo quello. Non so nulla di quello che è successo ad Elise e Luna. Quindi non Ah, sei quindi stato tu? cioè, deve essere stato lui. E tu li credi? Che non è stato lui a uccidere Elise e Luna? Sì. Ma sostanzialmente, oddio, potrebbe essere, perché insomma la missione sua era infiltrarsi, poi dipende dalla missione che aveva lui qui dentro. Non abbiamo le specifiche della missione. Esatto, potrebbe essere, certo, per carità. Come Però ti faccio una domanda: se ha messo l'omicidio alla vecchia, perché a questo punto non, cioè, tanto un omicidio o tre omicidi cambia no? la Eh vita. beh, tre omicidi è un po' più grave che uno. Sì, ma non è una corte. Cioè, il fatto che ne abbia ammazzato una basta avanza. Sì. A quel punto, se ne ha ammazzata una, perché non, se è davvero con K sopra che può spezzare il collo quando vuole, perché se non sei stato tu non ammetterlo? Non credi? Non lo so. Forse appunto nella percezione degli altri, È peggio ucciderne 3-1? una all'inizio del gioco è leggermente meglio che uccidere due con cui magari hai legato o che comunque hai conosciuto per 5 ore. Sei un assassino comunque. Sì, Se non comunque ti sì. vogliono vedere male, ti vedono male comunque. Ne basta una. Non serve, potrebbe anche ucciderli tutti, tranne uno. E il terzo lo guarda, l'ultimo lo guarda e gli dice: beh, ok, li hai uccisi tutti. Allora potevi uccidere uno solo? Non ti avrei Sì. guardato meno peggio? Cioè. No, certo. Meno peggio, no, ma nella sua mente Ah, forse, dice di di lui? lui, di lui. In quella Forse. situazione magari, che ne so. No, però effettivamente non. Direi quasi di no per il momento. C'è un altro motivo per cui sono morte quelle due. E non credo che c'entri Dio. C'entra sicuramente zero. Questa musichetta mi fa cagare sotto ogni volta. In effetti. C'è un coltello enorme con scritto Myrmidons sul petto di Alice. Sì. Certo. Ma non è detto che l'abbia impugnato lui. Oddio. Ma ricordati che Alice ha trovato il coltello avvolto nel fazzoletto. Esatto, è quello che lui ha usato per uccidere Sì, l'anziana signora, la che poi però ha vecchia. lasciato lì. Ma poi l'ha lasciato lì. E lui non ce Di. l'aveva più addosso il coltello. Esatto, e quindi chiunque altro avrebbe potuto prenderlo, uccidere Esatto. lei. E Sì. secondo me ha fatto bene Dio a lasciarlo in giro, perché così non ce l'aveva addosso e non aveva mai rischiato anche per sbaglio, di farselo trovare addosso dagli altri. Certo, magari nasconderlo un po' meglio. Oppure per errore. Ma quando se ti ricordi quando l'ha nascosto, era nascosto. C'è stata la cosa che Ah, avrebbe potuto è vero, trovare c'è stata quella cosa l'spostamento dell'Emi Room. della pinza, sì. Giusto, Quindi che hanno spostato le l'Emi stanze e Room. quindi è uscito allo scoperto, ok. Esatto, se questa cosa è vera, quando l'ha nascosto, era nascosto. Sì, ok, perfetto. Ha cercato di nasconderlo. La vecchia cessa. Va bene. Volevo far notare che è stata lei a far partire la cosa del political correct e adesso la chiama la vecchia Cess. Sì, infatti. Coerenza. Mai come in questo momento non so cosa Non pensare. mi importa, anche se non lo sai, dillo. Sì, infatti Tanto dillo. Tu dillo poi. Comunque quest'uomo a fare non. le figuracce c'è lui. Non possiamo credere a quest'uomo. Ha già mostrato di essere in grado di mentire e di uccidere. Oh dai, su, sto dicendo la verità. Dovete credermi. Anche se ti credessi, comunque rimani un assassino. Semplicemente non hai ucciso così tante persone. Ah, fai la sezione, la fa allora. Sì, comunque dovrebbe essere contenuto in qualche modo, insomma. Se lo lasciamo libero, magari potrebbe uccidere di nuovo. Ma dove lo mettiamo? C'è una stanza in cui possiamo rinchiuderlo o chiuderlo proprio a chiave o qualcosa del genere? Beh, magari potremmo metterlo in uno dei pod. Vedi che tornano i pod? Devo farti cambiare quel cacchio di hashtag. Proprio bene tenere uno più bello. Una Quando volta ci sarà che. l'occasione. Sì, infatti. Una volta chiuso, non dovrebbe essere in grado di. Sfuggire, di uscire.
Oh sì, no, 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 aspettate, aspettate. Sarò bravo, lo prometto. Faccio il bimbo bravo. Sì, credo che tu abbia ragione, K. Bella idea. Oh, dai, per favore, ascoltatemi, ascoltatemi. Ti libereremo quando si apriranno le porte bianche. Perché qualcuno avrà bisogno del tuo braccialetto per aprire le porte secondarie. Come potrei dire? Non prendetemi in giro. Non fate giochetti con me, insomma. Giuro che metto un film e ti mollo da solo a fare lo streaming. Basta pod. Ma che vuoi? Ma l'ha detto lui, scusa. Che c'entro io? Tu sei saltato sul carro. Ma È colpa tua comunque. Vai avanti. Muoviti. chi ce l'ha messo Quark nel pod? Ok. No, non riuscirete a mettermi in quel coso. Lasciatemi andare, dannazione! Tutti stronzi, lasciatemi andare. Non potete farlo. Fermatevi, fermatevi. Per favore, fermatevi. No, no, non potete. Uah! Vabbè, lo portano via. Contro la sua volontà, a quanto pare. Meno male. E io bevo. Oh, vai. Madonna, certo che deve essere claustrofobico lì dentro, eh. Tipo la scena della bara di Fatti Kill Bill. Dio suoi, se lo merita. che dice che farà il bravo è meno credibile di un drogato che giura che non si farà di nuovo. Vedi la vita che faccio con lo zunderello, Darshu? Sì. È Eh sì, tutta la perché è mia comprensione, tutta. Trish. Sì, certo, è tutto. Come no? Ah, va bene, va bene. Dai. Aprite questa cazzo di cosa? Ho detto aprite la dannazione. Non credo proprio. La pagherete quando esco da qui. Vi fotto a tutti. No, aspetta, che ha detto? Ah, vi terminerò. Tipo, che c'è il Tessa Schwarzenegger? Predator. Mamma mia. Ok, immagino insomma, che abbiamo trovato chi è l'assassino. E abbiamo trovato Quark. A posto. Ci meritiamo una bella bevuta di whisky. Ok, ora tutto quello che ci rimane da fare è trovare quei due poracci che ancora sono completamente all'oscuro di tutto. Ok, allora torniamo al magazzino, va? Magari sono già tornati. Ok, andiamo. Tutto. Ok. Ah, la facciamo larga, prendiamo il raccordo. Vai. Sicuro sono morti. Ma guarda, sicuro. È successo un casino adesso. Una strage. Non c'è nessuno. Non sono ancora tornati, sembra. Magari sono andati a cercarci. Ok, ora però dobbiamo noi cercare loro. Quanto manca l'apertura delle porte bianche? 50 minuti. Ma c'è tempo. Dio può morire lì dentro? No. Non credo. E sono pod di trattamento, quindi la gente viene curata, quindi penso che la gente possa sopravvivere. Comunque magari sì, infatti. Mancano 50 minuti. Beh, allora non è che abbiamo poi così tanta fretta, no? Perché non aspettiamo un pochino? Magari per quello che ne sappiamo possono essere sulla strada del ritorno, insomma, poi se noi ce ne andiamo ci finiamo per incorrerci. Quando attraverseranno le porte cromatiche e lui è ancora dentro? Ah, tu dicevi nella votazione? Vabbè, faranno in modo. No, aspetta, Dio a quanto sta? Sta a 6? No, beh, allora voglia per morire ce ne vuole. Ma perché non passa le Ah, no, porte? tu dici per. Cioè, non possono passare senza Dio. Eh sì. Certo, no. Cioè, Pensavo non è che proprio. muore. In Almeno realtà. il braccialetto. Ma in realtà. Credo che morirebbero tutti, no? Cioè, se passano Sì. solo due. Sì.
non devono passare, deve essere entrato, se no non possono passare. Comunque c'è qualcosa che volevo chiedere, che volevo chiedervi. Sì, riguarda il braccialetto di Quark. Quando l'abbiamo trovato nel pod, non lo stava indossando. Perché? E che ne so? Ops. Presumibilmente gli è stato tolto prima di trovarlo. Quindi non abbiamo idea di dov'è. Eh sì. No, non va bene. Senza il braccialetto non siamo in grado di continuare il gioco. Cosa? Mo' ricascano dalle nuvole. Abbiamo bisogno di 3 braccialetti. Se ne perdiamo uno, non possiamo attraversare le porte secondarie. Sì. Chi è in coppia con Quark? Purtroppo Quark ha un red solo. Ai ai ai. Signora Longari. Lei mi casca su Dio. Lei mi casca su Dio. Dietro si ride. L'ho sentito, ho sentito. Ok, il che vuol dire che dovrebbe essere accoppiato con la accoppiato, insomma, in gruppo con la coppia Chano. E chi è la coppia Chano? Clover e Temmyoshi. Quelli che non si trovano, chiaramente. La risata della Driade non passa mai inosservata. No, ha una risata modesta. Si è sentito anche un non ce la posso fare. Grande Driade. Basta, Driade ormai deve partecipare alle live in vocale. Perché sì, ti reclamano tutti. Secondo me dobbiamo ricominciare a fare quel. Ti ricordi tu, Subi, che quando avevamo iniziato a fare i Lego insieme alla Sì, Driade? me Era le guardavo divertente. volentieri molto, mi piacevano. Era simpatico. Poi ci divertiamo un sacco. Signora Longari, lei mi casca su Dio. Sì, Driade in live con Darsh. Yeah! Ok, sono proprio quelli che mancano. Ok, il braccialetto di Quark è andato. E questi 2 compagni di squadra sono scomparsi. Che succede? Muoiono tutti. Esatto, moriremo tutti. Per caso vuol dire che Clover e Temmyoshi hanno preso il braccialetto? Beh, se hanno trovato Quark prima di noi, sì, c'è una possibilità che l'abbiano fatto. E allora perché non tornano? Sono persi. Esatto, sto pensando a questa cosa. Forse l'hanno già attraversata la porta bianca. Però io dico no, no, non è possibile perché ci sarebbe la scritta verde, giusto? Sulla porta. Non lo so, ma credo che più che altro sarebbe stata annunciata l'apertura delle porte. Bravo, esatto, sì. Non lo so, non mi ricordo Sì, questi particolari è dettagli, vero, è credo vero, è di vero, è dimenticarmeli, vero. Si però aprono. credo. Infatti, Sigma sta dicendo che le porte primarie non si sono ancora proprio aperte, in generale. Ah, e il capo dice, beh, magari qualcuno ne ha aperta una. E come? Non lo so. Ma è già successo. What? Ah, le 3 porte, è vero. Ricordate le 3 porte dietro a quella verde? Qualcuno ha fatto in modo di aprirne una. Che Io non vado in doveva. confusione con le porte, scusa, non chiedermi mai dettagli sulle porte perché non me li No, no, certo, ricordo. ma è un casino. Sì, no, no, ma lui diceva. Cioè, lui intendeva che c'è un altro metodo forse per aprirne una, oltre al classico annuncio. Forse questa è la stessa cosa. Ma va contro le regole. Eh sì, lo so. Ma se le porte si aprono per mano di Zero, pensi che le regole contino? Zero controlla tutto il gioco. Quindi stai dicendo qualcosa che ho saltato? Quindi stai dicendo che Clover e Temmyoshi è Zero? O Temmyoshi sono Zero? È una possibilità. Spiegherebbe anche perché non si sono mostrati, fatti vivi. Quindi davvero loro hanno preso il braccialetto di Quark e sono andati e sono hanno attraversato una porta bianca? L'hanno fatto? Non sapremmo mai dove sono andati a finire, fino a quando. Fino a quando le porte non si apriranno. Anche per noi. Quindi, presumo. E presumo. È ancora una speculazione, eh? Mette le mani avanti. Ma forse dovremmo andare a cercarli.
magari uno di noi può stare indietro, in modo che non rischiamo di perderci il loro eventuale ritorno. Ok, io rimango. E K e Sigma vanno a cercarlo. Lì, cercarli. Ok, però assicuratevi di tornare prima, 5 minuti prima che si aprano le porte. E ovviamente non dimenticatevi Dio. Ovviamente. Potreste anche farlo in realtà. Potreste anche farlo e staccare il bracciale, però vabbè. Esatto, distaccate la mano e portate il bracciale e lo lasciate lì a non rompere le Oddio, io con un scatole. assassino penso che... No, vabbè, tagliargli la mano però no. Oh, gli staccate il braccialetto. In qualche modo, E li come glielo stacchi? sfondate. Pipì, qui, tagli la Con gola. un tronchese. Ah, lo ammazzi. Allora, facile. Perché no? Sarebbe così Ok. brutto? Oddio. Infatti. Ok, questa è la... come si chiama? La dispensa. Sembrerebbe. È la prima volta che ci vengono loro, eh? Beh, sembra che non sia qui. Siano qui. Quando abbiamo iniziato a cercare Quark, erano stati mandati insomma, in ricerca dietro la porta rossa. Il che vuol dire che dovrebbero essere arrivati anche qui. Vabbè, niente. Non, è inutile cincischiare qua. Torniamo su. Cioè, andiamo su. Va bene, qui non ci sono. Vabbè, quando fanno queste panoramiche generali, comunque loro cercano proprio bene in tutti gli anfratti, nelle porticine. È sottinteso. Sì, cioè. Io avevo scritto durante la serie di Steins Gate, lui avevo scritto, ma questo gioco è davvero peggio di Game of Thrones per quanto riguarda le Non morti. hai ancora visto nulla. Muoiono tutti sicuramente più e più volte. Holy Chainsaw. Ti dico solo Holy Chainsaw che vedrai poi cos'è. Sarebbe anche il nome, ma non posso dire il nome. Holy Censo? Holy Chainsaw, cioè la sega elettrica. Ah, ok. È un Oli qualcosa, l'espressione di stupore. È uno streamer che l'ha fatto quando era uscito, il terzo. E c'era questa immagine di questa persona che non posso dire chi è nell'introduzione. E lui faceva Oli Censo! Ah, ok. Censura. Nel senso, oddio, cosa stai facendo? Sì. Ok, non c'è neanche. Non c'è nessuno neanche qui. Temmyoji ama il whisky così tanto che pensavo di trovarlo qui a bere. Ok, ed è stato più o meno a quel punto che ho notato che K si stava comportando in modo strano. Stava fissando lo scaffale con l'alcol in un modo che probabilmente avrei descritto come vuoto, se avessi potuto vedere i suoi occhi, più o meno, giusto? Sì, Blankly quando sei al guardavacuo. Ah, sguardo vacuo, perfetto. Sì, comunque simile, non è che non è rotto male. Ok. Buahaha, se questo è peggio di Got per le morti, pensa ai suoi lutti in Danganronpa. Ai ai ai. Ma Danganronpa devo farlo? No, non devo Per quanto mi farlo. riguarda, non dovresti, poi vedi tu. Vedremo. Allunga un vagone di fazzoletti per la socia. Ne Va bene. servono. Quindi si sta comportando un po' strano. Che succede, K? Vuoi un drink? Oh, no, no, no. Beh, oddio, mi farebbe piacere, ma questa maschera me lo impedisce. Ok, scusa. In effetti, sono stato un po' inopportuno. E sinceramente mi sono talmente tanto abituato a questa tuta che mi dimentico che la stai indossando. E comunque, ma perché diavolo ti hanno messo lì dentro? Comunque, tu continui a non ricordare nulla? Peggio della linea in cui Sigma uccide Fae e tutti gli altri, guarda il resto delle persone con espressione corrucciata. Sì, anche peggio di quella linea inventata da noi per farti uno scherzetto. Lascia stare con la lista di cose che vuoi giocare. No, infatti lasciamo stare. Bokurano vince tutto. Che è il manga che ti piace a te, giusto? Ma non esiste come visual novel. No, 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 solo manga.
Ferrano. È una brutta allucinazione creata da uno schizofrenico? Sarebbe bello. Lei odia l'autore. Stai mangiando? Sì, scusate. Tu che mangi in diretta? Che cosa mangi? Un biscotto. Ah, un biscotto, buono. Sarebbe bello, socia, vuoi mettere a vederlo affezionarsi a Tizia, Caglio e Sempronia per poi vederli morire? No! No, ragazzi, sì, quello è il bello. Ma ho capito, ma già volete farmi fare Elissa, che da quello che ho capito è un rio di lacrime. Dipende, ma nel massimo stile, Pensate che di Danganronpa io ho già degli spoiler e non è nemmeno ancora cominciato. Dino, bravo! Ma ragazzi, ma questi spoiler, su, ma io io credo che debba fare un corso di anti-spoiler. Quella linea temporale inventata è una passeggiata di salute. Un biscotto. La bacinella per i pianti, bene. Adesso apri il privato e ce li dici tutti, Dino. Marsh! 1, 2, 3. E la colpa è vostra! Ah, sono spoiler che hanno detto loro durante Steins Gate. Ah, vabbè, e noi lo sapevamo? Ai, possibilità di dirli. Senti il rumore di gente che si arrampica sugli specchi. Sì. Vuoi giocare che adesso fa spiegone K? Va bene. Ma spiega anche la questione dei pod? Muoviti! Io sono il più bravo di tutti, l'unico spoiler è stato al tradimento. Infatti, bravo. Comunque, ancora non ricordi nulla? Beh, oddio, in effetti qualcosa ricordo, un pochino. Davvero, sì. E che cosa ricordi? Mio padre. E come è uscito fuori questo ricordo? Così? Oppure c'è qualcosa che te l'ha ricordato? Per favore, non scherzare. È una cosa seria. Aspetta, c'era un qualche gioco di parole qui. When dead you remember that? Cos'è? Un gioco di parole? When dead you remember that? Sì. Tipo that? Sì, è un gioco di parole. Vabbè, insomma, lo stava prendendo per il culo. No! È uscito il pan così. Ah, okay, volontariamente. Giustamente li fa. No, senti, non è il caso. Non è il caso, è una cosa seria. Appunto, io non mi prendo responsabilità per nessuno dei miei spoiler decontestualizzati. Idem. Disclaimer, firma per sottoscrizione, punto. Staccedino. Io sto cacchio di gioco, mi riferisco a Zero Escape. Uno spoiler ho. Ed è forse il più gigante di tutti. No, bene. Non lo è. Sta pur tranquillo, non lo Quante è. Quante volte ho rischiato di far trapelare qualcosa, non lo immaginate neanche. Ma quando arriva sto spoiler di Dino? Ci vuole un compronco? Verso la fine. È perfetto. Ah, Sigma ha un problema di dead jokes proprio. È proprio una cosa sua? No, okay. È il problema di jokes in generale. Che... Cioè, è un suo tratto proprio del background, sì. Del background insieme a quell'altra cosa. Quell'altra cosa molto, molto grande. Sì. È una cosa minuscola, madonna, sì. Ragazzi, mi state a fare... No, oddio, minuscola forse no, però non è una cosa così grande come che pensavo. Che cos'è? Comunque, scusami. Quindi, stavamo dicendo, quindi ricordi chi è tuo padre? Sì. E che mi dici di tua madre? Sembra che io non ne abbia. Quindi ti ha cresciuto tuo padre? Beh... K si ferma per un attimo e con calma tende le mani davanti a lui. Che cos'è? Aspetta che non vedo. Ma che cos'è? Ah, adesso vedi che cos'è quella. Ma è bellissimo. Ma è un mini K. Ma ti prego. Ho inquadrato Sigma perfettamente, grande. Ma ti prego. È un mini cappino, è un cappino. Oh, cappino, dai, cappino possiamo... No, cappino. Vabbè, sì, per il tali pod meglio si di fanno, pod, dai, bene. Meglio di sì, pod. Sì, meglio. K-chan. Comunque, niente, sono stato cresciuto nella fabbrica dove lavorava mio padre. Era l'unica persona che lavorava lì. Il che vuol dire che era l'unica persona... che ho visto fino a quando ero un po' più vecchio. E quella era la situazione che ricordo
per sempre, cioè, da quando per riesco tutta a la vita. ricordarmi le cose, sì. Non ho Da quando mai memoria, immaginato in modo memoria. diverso. Da quando memoria, sì. Comunque non mi permetteva di avvicinarmi a lui mentre lavorava, ma le uniche volte che non lavorava erano quelle in cui dormiva, il poverello. E quindi l'unica con Aspetta, lui. scusa Sì. se mi interrompo. Sì, dimmi. Dice che così da quando si ricorda è tutto. Ma l'immagine, oltre al kawaii che hai fatto tu e qualcun altro, Sì, è il coniglio. e oltre il coniglio, ma il fatto che qua che capo avesse la matura da piccola. Sì, no, allora, infatti volevo capire sta cosa, cioè il disegno è semplicemente così, diciamo, Perché K? No, metaforico, no. o è proprio questo, è K da piccolo? Questo è capo da piccolo. Io pensavo che era una versione deformed, perché chiaramente il... È lecito pensarlo, ma non lo è. Oh, cavolo. Quindi è un robot vero? Oppure è un bambino a cui hanno messo l'armatura da sempre? Ho No, capito, dai. l'armatura cresce con lui, scusa. Sì, certo, ogni tanto gliela cambiano. Ma se ha l'armatura ce l'ha per un motivo o l'ha messa per sport? No, allora, o è un robot, ok, o è un bambino a cui hanno messo l'armatura per qualche motivo molto serio e grave. Ok, Tipo, ma che ne quindi se le ha so, messo tipo ipotizziamo l'allergia al Evandro, mondo, che ne so. l'allergia all'aria. Esatto. Va bene, ma se quindi cioè, è allergico all'aria ipoteticamente, comunque una cosa grave di quel livello lì, come fa a non cambiare da quando cresce? Vabbè, un bambino cresce un tot all'anno e, che ne so, ne preparano un'altra e lo mettono in una camera stagna e gliela cambiano. Speralo. Magari sì, o magari no. Col braccialetto integrato? Che ne so. Forse il braccialetto gliel'hanno integrato nel momento in cui l'hanno destinato a questo gioco. Quello sarà quando ho cominciato il gioco, sì. Sì. Beh, scusa, non volevo interromperti. Era l'abbigliamento che usavano gli ultimi esseri viventi in superficie. Beh, però ora dovrebbe dirlo se lui ricorda il padre anche lui con l'armatura. Dipende Magari. anche quanto ricorda il padre. Vabbè, mo vediamo. Ha detto che ricorda tutto perfettamente. Comunque, però guarda, stavamo parlando e c'era la soluzione, una parte qua sulla frase. Lol, succede sempre. L'unica comunicazione che avevo con lui era tramite il software educativo che mi aveva fornito. È un robot. Ok, quindi adesso sei convinto che sia un robot? Software educativo. Ah, software educativo, però potrebbe anche voler dire che lui utilizzava un computer con questo software. Esatto. Ok, giusto. Non Col necessariamente. cambia armatura come le aragoste. Esatto. È facile, ragazzi. Certo. Facilissimo. E poi se il padre era un creatore di armature, sai, non ci voleva niente. Suppongo fossi un bambino dalla poca espressività. E, perché comunque ho sviluppato un linguaggio del corpo per comunicare con gli altri. E con nessun altro con cui comunicare, suppongo che aveva abbastanza senso questa cosa. Va bene. Il padre era Tony Stark. Boom. Sì. C'era del sangue nella linea in cui gli fracassano la testa? Lo ricorda? A me pare proprio di sì. C'era, A me ma ricorda. A me pare proprio di sì. Però la risposta è sì, c'era. non è detto che sia suo. Io ricordo che avevo sollevato l'obiezione che non, se i golem, perché probabilmente a questo punto direi che è un golem, visto che c'è la baia dei golem, sono così avanzati tecnologicamente da poter riprodurre perfettamente un essere umano. Perché non avrebbe potuto riprodurre il sangue? È vero? Certo, magari dentro sono tessuti o comunque cose pseudo-umane. Comunque, quando ho imparato a leggere e a scrivere, ho iniziato a capire che la mia situazione non era normale. Molti dei miei libri menzionavano la mamma come parte della famiglia.
E in parecchi di questi libri, la mamma, il papà e il bambino comunque mangiavano cibo, cioè consumavano i pasti insieme e parlavano l'un l'altro. E presto mi sono trovato a cercare per una. A cercare una mamma. O Non cercare, a a desiderare, desiderare. desiderare, a desiderare. Non vedo lo scopo di fare ciò, però in teoria è possibile. Chissà. Come fa a mangiare? Beh, per queste 5-6 ore non credo che nessuno abbia avuto per ora bisogno di mangiare. Anche perché, ma chi mangia No. con una situazione del genere? Per la verosimiglianza più totale, mai visto Blade Runner? Sospettino. Per la verosimiglianza, sì, certo. Se loro stessi cercate per runner, dico, Sì. credono di essere umani a volte. Certo. Ok. Qualcuno che fosse stato sempre con me, fosse rimasto sempre con me. Con cui. Ah, che mi avrebbe bacchettato se avessi fatto qualcosa di sbagliato. E la notte mi avrebbe fatto leggere. Cioè, mi avrebbe letto la favola della Diciamo buonanotte. la buonanotte. Se avessi avuto una mamma così, pensavo, sarei stato molto felice. E quindi, per la prima volta nella mia vita, ho chiesto a mio padre. Portami la mamma! Di crearmi una mamma. Il cappa aveva l'armatura anche da piccolo, questo quesito rimane. La domanda giusta non è perché, ma perché no? Come quasi sempre. Sì, di motivi, per carità, ci potrebbero essere un sacco. Appena finito di lavorare e come al solito stava dirigendosi verso il letto e l'ho fermato e gli ho chiesto di una mamma. Papà, Senti, fai la voce di K bambino che chiede alla mamma. mi fai una mamma? Aspetta, però. No, piccolo K, non Però ha posso. chiesto. Ha proprio detto: ho chiesto una mamma. Cioè, voglio una mamma. Voglio una Non mamma. dov'è mia mamma o. No, no, Perché non ho una mamma? perché non ce l'ha e Perché sei la vuole. costruito. Ok, lui Quello può mi essere. ha guardato in silenzio per un lungo momento e poi ha risposto: ok. Dammi 10 minuti e te la faccio. Chi è? Cosa? La domanda è cosa? Cosa mi fai? Ah, è la mamma. Ricordo ancora quanto quel momento è stato felice per me. Comunque, qualche mese dopo mi ha chiamato nel suo laboratorio ed è stata la prima volta che l'ha fatto. Il mio cuore ha cominciato a battere e vicino a lui c'era una giovane donna e le mie speranze sono cresciute. Ma quando ha detto il suo nome, o perlomeno il suo numero di ID, si sono infrante le speranze, giusto? Sì, giusto. Oddio, guardalo. Ah, mi aveva dato un robot che facesse le veci di mia madre. Io non volevo una madre che fosse solo una macchina e non fosse umana. No, non volevo che una madre che fosse solo una macchina mi dicesse cose che un umano gli aveva detto di dirmi. No. Volevo una madre, solo che fosse solo una macchina e che facesse quello che una madre diceva di fare. No, non volevo, c'è scritto. Ah, scusa, io. Non volevo, sì. Non Non volevo una volevo una madre madre che fosse una che fosse. macchina e Facesse quello che le diceva che diceva un un umano. E quando l'ho detto a umano. mio padre, lui sembrava sorpreso. Per la prima volta nella mia vita mi è sembrato sorpreso. E poi ha cominciato a tossire, insomma, a cincischiare un po'. E mi ha ammonito e mi ha detto che insomma ero uno che si lamentava e basta. Sì, era una frigna, frignona. Frignone. Non mi aveva mai colpito. L'ha colpito?
Scold è Umiliato. rimproverato, rimproverato. Ah, rimproverato. Non mi aveva mai rimproverato prima d'ora. Comunque all'inizio ero sorpreso, poi arrabbiato. E mi sono cadute delle belle lacrime. Il mio padre ha ordinato al robot di prendersi cura di me e ci ha mandato fuori dal laboratorio. Il robot era comunque piuttosto convincente, eh? E sorrideva e parlava come una persona vera. Ma io mi rifiutavo di rispondere alle sue domande e mi sono chiuso in camera. Non puoi parlare a un robot. Ah no, puoi parlare al robot e ti risponderà. Ma alla fine comunque stai sempre parlando con una macchina, non con una persona. E se, insomma, se volevo una cosa del genere, a questo punto c'era il software di mio padre. Non c'avevo bisogno. Con una persona vera. Ok, quando ho iniziato a ignorare il robot e ho iniziato a cercare di prendermi cura di me, sembrava triste. Ovviamente non poteva essere davvero triste. Era solo programmata per sembrare triste. E comunque una, diciamo, un'imitazione della tristezza da parte di un robot non significava nulla per me. Dopo quell'episodio, dopo insomma quei giorni lì, ho smesso di aspettarmi qualsiasi cosa da mio padre. Mazza, se ricorda un bel po' di cose, Eh sì. eh? Prima aveva detto sì, mi ricordo qualcosina. Non abbiamo più parlato. Quindi è stato piuttosto facile assicurarmi che non ci vedessimo più. Beh, come fai che diceva, ah, lo riesco a leggicchiarlo il manuale latino e poi Sì, ti ha e poi fatto l'ha tradotto saltare bene. mezz'ora a Esatto. contarti la fava. Ok, ho continuato a vivere la mia vita come se lui non esistesse. Forse ti sembrerà strano il fatto che io comunque ho continuato a vivere con lui, ma non ho mai preso in considerazione l'idea di andarmene. Forse nei più profondi recessi del mio cuore, desideravo una relazione con mio padre, cioè speravo in un rapporto con mio padre. Il padre di K ha creato i robot che assomigliano agli umani e K è un prototipo dei robot uguali agli umani. E dentro è uguale agli umani. E visto che gli si è affezionato, lo ha fatto crescere. Quindi il padre di K era quello designato a creare tutti i golem. Ma capirai, potrebbero esserci un sacco di spiegazioni. Ogni cosa che non sapete. E quindi Zero è effettivamente K, è il padre di K. Dici perché? Boh. Oppure il Zero è la mamma di K che è impazzita. No, Si credeva un uomo? che è impazzita perché il figlio Ah, dice che manca la non la voleva. madre. Ma scusa, lui dice che non l'ha mai vista, la Sì, madre. lo so, lo so. Pirla. Lo so, scherzavo. Ah, Come ecco. non l'ha mai vista? Ha detto chiaramente che non ha mai visto la madre. Ha scoperto il concetto No, di la madre a madre 5 finta libri. intendo. Cioè il robot. Ah, robot. No, Sì. non hanno questa. Facoltà. No, questa Profondità, indipendenza. intelligenza, insomma. No. Ok. Vabbè. Tutto è cambiato quando sono diventato diciottenne. Ho lasciato la mia stanza una mattina per trovare. E ci ho trovato una donna che stava lì davanti. Era il primo umano che ho visto. Oltre a mio padre, ovviamente. Ed ero piuttosto sorpreso. In modo comprensibile, direi. Ma come fa un robot a crescere? Capito, come fa? Ottima domanda. Sì, no, ma ce lo stiamo chiedendo tutti. Lui ricorda di essere più piccolo a quanto abbia visto. Sì, a me sembra ancora forzata. Boh. Per un momento ho pensato che mio padre avesse creato un nuovo robot.
Ma quando gliel'ho detto, lei ha iniziato a ridere e mi ha spiegato che era venuta ad aiutarmi. Aiutarlo. Lo. Comunque, niente, è uscito fuori che era una persona piuttosto misteriosa. Era più vecchia di me, ma qualcosa nel modo in cui si comportava era molto femminile. No, molto No, girl c'è gio proprio da giovane, ragazzina, da da ragazzina. ragazza. Ma E mi raccontava storie del mondo esterno in un modo per cui non ero mai sicuro che mi stesse dicendo la verità oppure se stava creando delle bugie fantasiose. Comunque, alla fine, la verità non importava. Adoravo le sue storie. Non stava aiutando mio padre in modo di diretto con la ricerca, quindi comunque passava molto tempo con me. Io passavo molto tempo con lei. ci si è attaccato tipo Sì, cozza. esatto. E alla fine ho scoperto che conosceva mio padre da quando io ero giovane, da quando lui era giovane. E mi ha raccontato storie di come si è innamorata di un giovane uomo e io ho iniziato a immaginare che quella persona di cui lei si era innamorata era No, allora, di Ah, come lui io. si era innamorato. Il Ok, padre. il padre. E io ho iniziato a immaginare che il padre si fosse innamorato di lei. E che lei fosse, diciamo, di fatto la mia madre segreta. Dopo che lei ha iniziato a vivere con noi, la nostra routine, diciamo, di lunga data ha iniziato a cambiare in modo drastico. Prima di tutto abbiamo iniziato a mangiare insieme. Prima di allora non avevo mai condiviso un pasto con nessuno in 18 anni di vita. Mi rimproverava per il mio bon ton a tavola, o ovviamente più che altro per la mancanza di bon ton. Se dovevo mangiare con gli altri, lei diceva sempre, ovviamente avevo bisogno di più educazione. Avendo mangiato da solo per tutta la vita, ovviamente le mie maniere non erano proprio in cima ai miei pensieri, insomma. Mio padre, comunque, anche lui era nei guai, perché quando ho fatto l'errore di leggere. Ah, leggere le sue Sì, ricerche leggere durante il a pranzo. Ah, pranzo. leggere a tavola, insomma. Sì. Esatto. E lei l'ha cazziato. E praticamente lo sguardo di sorpresa e di imbarazzo sulla sua faccia mi hanno fatto iniziare a ridere come un pazzo. Non riuscivo a ricordarmi l'ultima volta che ho condiviso con lui una risata di quel tipo. O forse magari era la prima volta. Ciao. Comunque, la stanza che consideravamo come, diciamo, stanza sala, insomma, è cambiata anch'essa. Prima era semplicemente un'altra stanza, ma lei l'ha una stanza qualsiasi, ma lei l'ha resa confortevole. Finita la cena, io mi sedevo sempre sul sofà e mi rilassavo con lei e mio padre. E quei momenti erano quelli che I più adoravo di più, preziosi, i più i più preziosi. preziosi. E per un po', ogni giorno, effettivamente ho avuto la famiglia che ho sempre sognato da quando ero piccolo. Sul suo suggerimento ho iniziato ad aiutare mio padre nelle sue ricerche. Lui. Boni, mo ce lo spiego con attenzione. Cioè, mo si quaglia, sento proprio la puzza del quaglio. Oh, non hai idea. Ok, lui si è specializzato in ingegneria genetica e ho scoperto che ero interessato anch'io a questa branca dell'ingegneria. E il tempo passava velocemente quando mi perdevo nelle sue ricerche.
nella ricerca, insomma. E ora che stavamo lavorando e studiando insieme, mio padre e io avevamo molte occasioni per parlare. E comunque molti argomenti. Per la prima volta nella mia vita abbiamo iniziato a parlare con l'uno con l'altro come padre e figlio. Ogni volta che lo impressionavo quando imparavo qualcosa di nuovo, insomma, Sì. Facciamo. sentivo. Scusa. Vai, niente, tranquillo, vai. Mi sentivo felice. Sì. E il che mi spronava a studiare ancora più forte. Niente, i miei giorni scorrevano tranquilli, molto pieni di cose da fare, eccetera. Pieni, giusti, cioè che andavano nel modo giusto e ricchi di Ricchi di significato. significato. Ma più importante di tutti, ero felice. Sbaglio o mi ricorda Curiso questo in un certo modo? Oh, a te ricorda Curiso in un certo modo, ma a me questa tizia mi ricorda la signora anziana, Ah, non, scusa, non avevo visto l'immagine. eh? Chi lo sa? Porca miseria, se me la ricorda. E E se fosse lei? porca miseria, se me la ricorda. Se fosse lei, porca miseria, mo, appena lo scopre lui, ammazza Dio. Vabbè, vediamo come va a finire. Crea un altro robot e gli installa le memorie. Ah, tu dici per quella cosa della crescita? Ma sì. Lo so, lui sta parlando molto da essere umano adesso, eh. Ma sì, secondo me dentro c'è un essere umano. In qualche modo, non lo so, riesce a cambiargli la tuta. Boh, non c'è sì, quella specie di tuta. Non lo so. Comunque, sono passati 4 anni così, con un battito di ciglia, finché un giorno mi è capitato di ascoltare mio padre e la donna che parlavano nel laboratorio. Il loro tono era piuttosto serio, quindi mi sono avvicinato e ho sentito con più cura, perché ero curioso di sapere di quello di cui stavano parlando. Ed è stato in quel momento che ho sentito lei dire che aveva che aveva previsto, insomma, che aveva deciso di dare la sua vita per Ottenere i suoi scopi. ottenere i suoi scopi. Secondo me è più probabile che sia un clone. Spiegherebbe perché non ha la madre se fosse un clone. Sì, ma un clone però internamente. Internamente cosa? Cioè dentro, cioè tu Dentro intendi l'armatura, dici? dentro l'armatura. C'è un clone Sì, che per qualche lui è motivo un clone. non può essere esposto agli agenti esterni. Un Magari è difettoso se è un clone. clone Che ne difettoso. sai? Un clone difettoso e lui se l'è preso come figlio perché Perché è era un suo buono. clone. Va bene. Comunque era chiaro che non era metaforica. Avrebbe davvero dato la vita. No, no, che non era metaforica, che era seria. Che non era metaforica. Ah, scusa. Avrebbe dato la vita. Avrebbe dato Scusa, la sua sono vita. male io, scusa allora. E ero scioccato. Quindi la ricerca in cui mi ero gettato avrebbe portato alla sua morte? Ovviamente ho chiesto subito a mio padre di stoppare tutto. E ovviamente lui si è rifiutato di sentirmi, di ascoltarmi. E lei era d'accordo con lui. Lei mi ha detto che era preparata per quello che stava facendo dal primo giorno in cui è entrata nel nostro laboratorio. Ops. Mio padre sapeva tutto dall'inizio, anche lui. Arrabbiato e deluso, ho iniziato a investigare su cosa fosse esattamente quella ricerca con cui stavo aiutando anch'io a lavorare. Magari ho pensato potevo trovare un modo per tenerla in vita, in ogni caso. E ovviamente ho trovato molto di più di quello che speravo. Per iniziare, ho scoperto che
Il successo proprio quello più grosso, quello finale di mio padre, della ricerca di mio padre avrebbe richiesto molto sacrificio. E ho imparato anche che la mia stessa esistenza era un'altra parte del suo progetto. Io sono stato creato per funzionare come copia di riserva di mio padre? Riserva, sì. Minchia. Se fosse morto durante la ricerca, io avrei continuato al suo posto. Al posto suo. Minchia. Ero scioccato di nuovo. Scioccato e furioso con mio padre e con lei. E anche con la ricerca. Con tutto. Vabbè, grazie tante, praticamente un ragazzino comunque a Scherzi. 18 anni e ha vissuto una vita molto Sì, che finalmente riservata. poi dopo. Esatto, dopo. Esatto. Mamma Arriva mia, che la botta. mamma e poi scopre questa cosa qua. Capisce che non sta bene. C'era solo una cosa da fare, distruggere la fabbrica e finire e terminare l'orribile ricerca di mio padre una volta per tutte. Ho fatto piani per distruggere il reattore principale e con esso l'intera fabbrica, l'intera struttura. Ma lei è riuscita a capire. Mio padre era livido, era proprio furioso e mi ha chiuso in una stanza fino a quando non fosse completata la ricerca. Tutto quello che potevo pensare era come fermarlo. Lei ha cercato di convincermi che ho comunque capito male, che tutto sarebbe andato bene, bla bla bla. Per quanto io volessi crederle, nel profondo della mia mente, ho ricordato che lei era una di quelle che È stata lei a spingermi, mi ha esatto, spinto verso a la. ad aiutare mio padre nella sua ricerca. E quello magari era qualcosa per un desiderio per darmi qualcosa. Non ho capito. No, allora, te lo dico io. Era questo suo spingermi verso la ricerca di mio padre. È stato un desiderio. Un suo onesto di volermi dare qualcosa, uno scopo nella vita, o Oppure c'è qualcosa sotto? esatto. Immagine sfocata nello sfondo. È la faccia della mamma. È la faccia di questa signora. Ne Che non ci mostrano perché è la vecchia signora lì. sei proprio convinto, eh? Sembrava così da dietro poi. Comunque niente, non riesco a odiarla in ogni caso. Mi ha dato una ragione per vivere. Anche se ha cospirato con mio padre per farmi Per modellarmi nel suo nel suo rimpiazzo. rimpiazzo. Il calore che mi ha mostrato era reale. Mi ha fatto sentire come se fossi parte di una vera famiglia. E quella era qualcosa che non avrei mai, a cui non avrei mai rinunciato. Per nulla al mondo. L'ho pregata di scappare, insomma, di andarsene. Ma no, lei ha rifiutato. C'era qualcuno di speciale per lei, mi ha detto. Gli ha salvato la vita una volta e lei sentiva che la sua morte di lei avrebbe aiutato a riparare quel favore, a ripagare quel favore. Questa signora è una persona importante nella sua vita. Ah. O aveva una persona importante nella sua vita. Avrebbe gradito Non avrebbe avuto sposarlo nient'altro che sposarlo e e vivere vivere. felici, una vita normale insieme, ma non ha potuto. Non ha potuto. Per il suo bene, lei ha detto, e per il bene del futuro che aveva sempre desiderato, era determinata a vedere finita la ricerca del padre. E in quel momento ho realizzato che anche se lei era in quel momento la persona più importante della mia vita,
C'era una persona ancora più importante di lei. Di me nella sua. me, ne, di me nella sua. E niente, lei ha provato a spiegarmi che dietro a quello che potevo vedere, magari c'era un futuro in cui nessuno sarebbe morto, ma mi sono rifiutato di ascoltarla. Le persone speciali di cui parla è il padre? Non lo so, non è così, forse non è così semplice la cosa. Beh, K ha assunto che lo fosse. Se ti ricordi, Sì. diceva prima, quando parlava di questa persona speciale. Anzi, no, però aspetta, parlava di lui. Quindi diceva, lui diceva c'era una persona speciale di cui ero innamorato. E lei ha pensato che fosse lei, la Sì. signora anziana. Questa signora qua. Però adesso sta parlando di lei. E quindi non è detto che Non è stiamo parlando detto. di questa persona. Non è detto, Cioè, infatti. una dell'altra, ecco. In realtà la risposta giusta è quella che ho dato a Lino. Esatto, spoiler. Quanto può essere buono un potenziale futuro per me? È quello che ho adesso, quello che volevo in realtà. Del Sì, non mi interessa del futuro, futuro. potenziale, tutte quelle menate lì. Ho Adesso ho una adesso. famiglia, la voglio tenere. Voglio stare qui. Voglio Esatto. continuare a. No, ops, cazzo, è saltato. Non riuscivo a sopportare di pensare che avrebbe dato la sua vita per un uomo che non ho mai visto. Problema che non ho mai visto, sì. Quindi mi sono chiuso al mondo. E forse è per questo che ho perso la memoria. Ah, finisce così? Oh cavolo. Allora dai, è lei. È lei. Basta. Ho deciso. Se lei vuole morire e poi è morta, non può essere la vecchia signora. Scusa, perché no? Come? Anzi, se Perché? lei diceva che voleva morire e poi è morta, Perché no, è più infatti? facile che non sia la vecchia signora, no? Potrebbe, oppure, che ne so, per qualche motivo è morta in un contesto diverso da quello. I'm sorry. I lost track of time. Not having any memories is less than desirable. It could be argued that regaining them is almost Ok, more taxing. K fa un lungo sospiro. E dice: scusa, ho perso la cognizione del tempo. Va tutto bene, dice Sigma. Madonna. Non avere alcuna memoria è una cosa piuttosto brutta. Ma non posso nasconderti che riacquisirla invece è ancora più pesante, in Sì, effetti. e beh. Ma se lei vuole Soprattutto quando ricordo morire, poi. cose allegre così. No, certo. Invece sì, era tutto calcolato. Era tutto calcolato. Cioè, fammi capire, scusami, c'è una signora che dice che ha dei piani e vuole. E questi piani includono il fatto che lei debba morire. Trovano una signora anziana morta. Perché non può essere la stessa persona se le cose coincidono? E Cioè, vanno coincide di pari anche la treccia. passo. C'è E fa, va bene, oltre alle. Agli indizi visivi. la treccia rivelatrice, ragazzi. Potrebbe essere, eh. Cioè, funzionerebbe. Sì. Funzionerebbe. No? Bene. Sì, ha senso. La treccia di prima, vai al diavolo, va. Comunque. Quindi ricordi praticamente tutto? No. I dettagli sono ancora piuttosto indistinti, specialmente gli eventi più recenti. Ok, allora questo risolve il mio Sigma, dubbio. I'm sorry, but. Quale? Non so, niente lo posso dire. Ah, ok. Questo vorrebbe dire che tutte le cose che sta dicendo K sono successe molto di recente? Sì. Sì, al netto di congelamenti vari, però, attenzione. In linea di massima lascerebbe intendere che siamo abbastanza recenti, sì. Sì. Sigma, scusa, ma. Non è che posso stendermi per un po'? Sì. Perché che c'è che non va? Non mi sento molto bene.
Forse deve essere perché ho ricordato co tutto così velocemente. La mia testa è come se stesse per esplodere. Stai bene? Sì. Credo che abbia bisogno solo di un po' di riposo. Ok. Prenditi tutto il tempo che vuoi. Io intanto cercherò Clover e Temmyoji per conto mio. Scusa. Grazie. Ok, si stende in modo pesante sul sofà, che è all'angolo della stanza. Ok, me ne vado. Farei bene andarmene. Ok, mo cerchiamo da soli. Quei due. Ok, esco dalla stanza e incontro Fai. Che fai? Faccio una vasca. Oddio, Fai, che fai? Vabbè, sono cose poco simpatiche dovute alla lingua. Bellissimo, fai che fai? Basta. Comunque, dovevi stare al magazzino a aspettare, no? Sì, lo so. Ma così ho deciso che volevo venire a cercarvi. Vabbè. C'ha le Aspetta, bizze, sì, è c'ho le beat. incinta, fai l'incinta, c'ha le Ce le voglie voglie. strane. Le voglie di Esatto. cercarci. Niente, ho aspettato un sacco e nessuno si è palesato e quindi sono venuta. A giudicare della tua faccia, non l'hai trovati, vero? Dannazione, eh sì. Dov'è K? È nella lounge. Ah, perché avete deciso di dividervi? Beh, non è che abbiamo deciso proprio di dividerli. Sì. Niente, invece di aspettare la mia risposta, lei, boom, spalanca la porta e entra dentro. E rientriamo dentro. Che succede? Che gli succede? Mi sa che non si sente molto bene. Perché ha detto che voleva riposarsi per un pochino. Vabbè, lasciamolo da solo. Ricordati che dentro c'è una vera persona. Sono sicuro che è semplicemente stanco. Stanco, perché salto le cose? E invece tu come ti senti? Cosa? In che senso? Mi sento stanca solo a guardarti. Hai una faccia veramente appesa, davvero? Diciamo che mentirei se dicessi che non sono esausto. Voglio dire, tutto d'un botto mi sono svegliato intrappolato in qualche strano gioco e poi sono usciti fuori corpi morti, cadaveri, Cadaveri, cose. Mamma mia. esatto. E onestamente sono piuttosto sorpreso che in realtà io sia riuscito a tenere la mia sanità mentale intatta per tutto questo tempo. Tutto intorno a me non ha assolutamente senso. E più cerco di capire qualcosa, più mi sento come se il cervello mi stesse per fondere e uscire Uscire dalle mie dall'orecchio. orecchie. Sai di cosa parlo, vero? Abbiamo provato a capire chi era l'assassino, ma ci sono ancora 100 altre domande di cui non ho risposta. Dove siamo? Perché siamo qui? Cosa diavolo. Che scopo ha questo Nonary Game? E soprattutto chi è Zero? E chi è anche Zero Senior, Zero Junior? Insomma, chi. Il coniglio ha detto che uno di noi è Zero, ma. Credi che sia Dio? Ma chi lo sa? E comunque non sappiamo ancora perché Dio ha ucciso. Li ha uccisi, lei parla al plurale. Sì, perché lui, perché pensa che sia stato Ah, siamo anche noi che parliamo? il Sì. Ha Clover, sì, era che sì, ma... detto che gli è stato ordinato, ma. E c'è anche dell'altro. E che ne pensi della signora anziana? Chi è? Che cavolo c'entra lei con tutta questa storia? Che cavolo c'entriamo noi con tutta questa storia? Non so un cavolo di niente di nessuno qui dentro. Non so neanche nulla di te, fai. Ma sei serio? Non Sì, puoi ma non davvero so nulla sospettare di di me. fare.
No, no, non è che sospetto di te. Ma io sono come te. Sono stata rapita il 25 dicembre e sono portata qui. È stata portata qui. L'hai sentito? Sì? Veniva dal corridoio. Andiamo a dare un'occhiata. Che è successo al corridoio? Aia. Ehi, non c'è nessuno qui. Magari hanno preso l'ascensore. Premiamo il bottone. Se non si apre immediatamente vuol dire che qualcuno è sceso. Ah, qualcuno è sceso. O si è imparato il gioco? Qualcuno è sceso. Sì. Pausa drammatica, era? Le Come pensavo. Andiamo a vedere. fa Oh, quindi c'era qualcuno qua sopra? spesso, se hai notato, queste pause drammatiche. Sì, è vero. Sì. Ah, le transizioni lente, mamma mia. Dove andiamo? Dove pensi che siano andati? Ma apriamo la porta verde, così perché mi sconfinfero. Perché lì c'è il centro di trattamento. E lì ci sono Dee e Quark. E quindi? Non sei preoccupato? Mi voglio solo assicurare che stiano al sicuro. Va bene, sì, dai, stanno bene, su. Forse sono stati Temmioja e Clover a fare quel rumore. O magari entrambi. Ma non credo che farebbero del male a Quark o Dio. Sei sicuro? Beh, Dio ha ammesso di aver ucciso la signora anziana, ma comunque insiste che non ha ucciso Elise o Luna. E se stesse dicendo la verità? Sei seria? Quindi gli credi? Ma non importa. Voglio solo sapere che sono sicuro. Non c'è nessun male, essere cauti. Ok, andiamo a vedere. Tic Bussano a tac. questo del mattino. Chi sarà mai? Andiamo a vedere. Scusa. Vai, 100 trattamenti. Tutti morti, a posto. Allargati. Houston, abbiamo un problema. Che problema abbiamo che non vedo se non indietro? Mi sembra di vedere il pod di Quark chiuso a chiave. E noi non Oh, l'abbiamo chiuso a chiave. non avevamo chiesto chiave. Ok. Ah no, aspetta, il primo pod è questo in primo piano. Quindi quello dove c'è Dio è chiuso. Hanno chiuso Dio? Non lo so, vediamo. Vabbè, comunque vado nel primo pod e lo apro. E c'è Quark, tranquillo e beato, che dorme come un angioletto. Ok, sì, guarda, vedi? Sì, penso tu abbia ragione. Magari mi stavo preoccupando per niente. Guarda, Cosa pensi che succeda? che Dio l'hanno schiattato. L'hanno schiattato? Oppure se n'è andato. Però è chiuso, quindi vuol dire che... E che mi dici di Dio? Vediamo. Ah, ah, ah. Vedi che era chiuso? Ma forse l'hanno chiuso per non farlo scappare, però. Aspetta. Oddio. È possibile. Oddio. Cosa? Ma stasera proprio sono un Sei un giullare. fenomeno stasera. Cos'è? Oddio, oddio. Dio è schiattato. Qualcuno ha un problema di ispirazione, a quanto pare. Dio è morto, ai bordi delle strade Dio è morto. Le immagini quelle belle. Sì, Sì. sembra morto per asfissia, in effetti. Quindi mi sa che allora alla fine se lo chiudi qui dentro qualcuno... Oppure qualcuno ha spento il supporto vitale. Può essere. Ma che diavolo? Controlla le pulsazioni. Ma sei imbalsamato, ma che controlli? Si vede, è già in rigor mortis. Ovviamente era assolutamente inutile, cioè, controllare le pulsazioni, era ovvio che era morto, ma l'ho fatto lo stesso. Sì, è morto. Look,
Livello di ossigeno zero. Sì. Sì. L'hanno È staccato morto per l'ossigeno. asfissia. Immagini che amiamo assai, Dio che soffre. Tra l'altro, hai notato una cosa nell'immagine? No, e mo dice adesso che non c'è più l'immagine. Beh, tanto va a tornare Il in braccialetto teoria. c'è. Comunque, il braccialetto. Sì, ma Ok. non era al suo posto? Beh, chiaro, è morto. Ah, già, è vero. Scemo. È morto e però. Però quindi chi l'ha ucciso, se l'ha ucciso qualcuno, non era interessato al braccialetto. No, Non ne fregava niente, cioè voleva solo Dio morto e basta. Ok, sto lì. perché? Sarà un'altra cosa sul braccialetto di Dio. Cosa? Vai avanti. C'era un'altra cosa sul braccialetto? Sì, vai avanti. Ma che ne sa, che se ne fanno dei braccialetti? Ci passano per Per le togliere porte. la facoltà di passare la gente di passare alle porte eventualmente. O per L'unico passare loro utilizzo stessi. che possono farne. Allora, qualcuno l'ha chiuso? E ha abbassato gli Ah, ossigeni? L'ha mi intrappolato? hanno messo il pod. E ha abbassato i livelli di ossigeno? Non E chi è so stato? più. E che cacchio ne sappiamo? Look, we should go tell Kay about this. Dobbiamo andarlo a dire a K. Dio è morto, Einstein è morto e anche tu non ti senti troppo bene. Già. Sì. Eh No, sì. io mi sento benissimo in realtà, quindi sto a posto. Ok. Dovremmo dirlo a K? Andiamo. Bla bla bla, corro. E ora c'è tutta la cosa. Abbiamo colto, sì, non è Woody Allen? Era Woody Allen? Giusto? Mi sbaglio? Mambo? No, sono persone. Sono una persona bruttissima, sì. Non lo so, io l'ho colta, però non so. Ah, beh. Wow. Gem Boy. Ma la frase originale la dice coso? Sì, è vero, credo che abbia ragione lui, sai. Però e poi i Gem Boy l'hanno presa. L'hanno ripresa. Però forse lei, forse. Sì, proprio, ha citato proprio quella dei Gem Boy. Ma i Vabbè, Gem Boy io ho non è che capito, li sento. ma se i J-Boy citano Woody Allen, ha ragione Woody Allen. Eh no, mo bisogna cercarla. Ah. Come perdi tempo te? Nessuno, eh. Dice Woody Allen, sì. Dice così, pare. Vabbè, comunque. Vai, Dio è morto, vai avanti, che ci Gli sta sul interessa. cazzo tantissimo. Però i Gem Boy purtroppo non li conosco benissimo. Va bene. Ok, arriviamo da K. Che è morto anche lui, ovviamente. Svegliati, è successo qualcosa, svegliati! Quando non si muoveva, l'ho preso per le spalle e l'ho scosso. Ah, ok, si è svegliato, meno male. Ah! Mamma mia. Hai paura fosse morto K? Sì. Che cazzo è successo? Vabbè, gli abbiamo spiegato tutto. Ma perché? Pensavo che Dio fosse quello che ha ucciso la signora anziana. Eris e Luna. Allora chi l'ha ucciso? Se era lui l'assassino? Le uniche persone che l'hanno potuto fare sono Clover e Temmyoshi. E Quark. E sì, certo, si sveglia, apre il pod, toglie l'ossigeno e si rimette nel pod. Dai. Eh sì, certo. Ma no. Impossibile, dai. Cioè, mi stai suggerendo che Quark si è svegliato, ha aperto il pod da dentro, ha ucciso Dio e poi si è rimesso dentro a dormire. No, sto solo dicendo che così per parlare è una possibilità. Da Sì, ma è prendere in leggermente considerazione. probabile. No, non lo è. In quel caso,
Leggenda, buonasera, grazie per il ride, caro. Ben trovato. Come va? Che hai fatto di bello? Benvenuti a tutti. Stiamo affrontando una visual novel un pochinino intricata, ma giusto un pochinino. Buonasera Ma va, Michele, benvenuto. ma dov'è? Complicata. Il venerdì. Buonasera Gabri. Il venerdì è la serata dedicata alle visual novel, o comunque ai giochi con componente narrativa bella, bella tosta, perché a noi ci piace. A me soprattutto piace parlare 3 ore E a me stare ad e ascoltare dietro di me a ridere. la tua fuffa. La mia fuffa, esatto. E basta. E invece altri giorni porto altre cose. In gergo di noi giovani, siamo dei varietà streamers. Tu non sei Esatto. giovane dal 56, smettila. Sì, Giovanissimo. Non sentite la voce fuori campo. certo. Sì, come no. Comunque, in questo caso, fai, mi dispiace dirlo, ma non sembra. Beh, Non vuol ovviamente dire che non potresti anche tu essere tu. lo potresti aver fatto, no? Giustamente. Rocket League a sorpresa perché COD Modern Warfare non funzionavano. Ah, non funzionavano i server, ok. Ah, quindi vi siete fatti la partitella Rocket League, è bello. Chi ha vinto? Io? Sì. Ovviamente lo avresti potuto fare in qualsiasi. È certo, è chiaro. Cippa bella, non Ciccia sei. bella, tu sei stata sola per un bel po', eh. Tutta la rimembranza di K, che sarà durata, secondo me, almeno 20 minuti 10, 15, 20 di minuti, tempo di sì. gioco, cioè tempo proprio loro. La voglia. Abbiamo dominato non poco, grandi. No, dai, su, non puoi farmi questo. Io sono stato lì ad aspettare Clover e Temyoji. E non si sono presentati. Qu Da sola quindi. senza testimoni, ragazzetta, eh? Certo, senza testimoni. Non si sono presentati, quindi praticamente niente, sono diventata impaziente e sono venuto a cercarvi. Abbiamo stradominato. Mi raccomando, le definizioni giuste. Sboroni. E niente, poi mi sono imbattuto in Sigma ed eccomi qua. Figlioli Scappanana, buonanotte Trish! Notte a Buonanotte, tutti rotti, cara. grazie della compagnia, ci vediamo presto e ci sentiamo presto. E grazie mille per il follow, Grabby Name. Grabby, perché Grabby? Gabri, grazie mille. Detto ruttando, ma che non me l'aspettavo questa uscita. Ora vogliamo sentire La sottovaluti, sono Vogliamo sentire sospetti. il tutto Fallo tu. rutto. No, io non rutto, ma per carità. Io sono una Certo, persona sì. dalle buone maniere. Sì, poi ti svegli. Mi sveglio e rutto, ovviamente. Chiaro, se no. Va bene, abbiamo spiegato tutto quanto. Capisco. Quindi avete sentito qualcosa? Allora è probabile che Clover e Temyoji fossero. Fosse Eh? colpa loro. Fosse colpa di loro. Erano loro i due che stavi investigando, insomma. No, anche se eravate stati sempre insieme. Per tutto il tempo. Voi due, tu e K, Sigma e K, siete stati insieme tutto il Ah, tempo. sì, stavate investigando tutto il tempo? Sì. Quindi non vi siete mai divisi? No. Ne sei sicuro? Buonanotte Gabri, grazie ancora per la visita e il follow. A presto. Ne siamo sicuri? Vi siete mai divisi? Tu e K? Ah, cacchio, sì. Eh? E vabbè, ma 5 minuti che io sono uscito un attimo adesso, ma sono sceso giù, scusa. O tu dici Beh, prima? lui tecnicamente Fai gli ha chiesto, vi siete mai divisi? E lui ha risposto no. E la cosa non è vera. Sì, però si sono divisi proprio alla fine quando lui si è imbattuto in Fai, Per cioè, e lui non carità. l'avevano già sentito il rumore. O quasi, in effetti. Il rumore l'ha sentito con Fire, non con È vero, però, ma K. dai, tipo 2 minuti, cioè sarebbe veramente. Io dico solo che non è vero Sì, quello che ha è detto K, vero, tutto è qua. vero. È vero. Perché lui ha detto esplicitamente vi siete mai divisi? No. E non è vero.
Comunque non abbiamo tempo di discutere qui. Ah, è vero, quanto manca? 7 minuti. Sì, così, Porca passante, miseria. sarebbero delle porte da superare, ma vedi un po' E mo tutto. devono, però devono andare a prendere il bracciale Vadano a prendere il bracciale. di Dio. Oppure lo lasciano lì, chi se ne frega tanto se non. Ah, no, 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 non è una Non mi votazione. ricordo mai chi è, comunque sono le coppie. Non è una votazione, cioè devono Però prenderlo per per forza. non saper leggere e scrivere, meglio prenderlo. Ok, torniamo indietro. Magari sono già lì, Clover. Penso di averla letta 80 volte sta frase oggi. Dov'è il braccialetto di Dio? Il suo che? Ma aspetta, aspetta, aspetta. Abbiamo spiegato a K che abbiamo trovato Dio morto? Sì. Mi Sì? sembra proprio di sì. Ok. Scusa, avete parlato anche di chi l'ha ucciso. Ok. E non l'avete preso? Eh no, era un green solo. Io e Fai siamo una coppia magenta. Ah sì, c'hai ragione. Senza il braccialetto non siamo in grado di aprire le porte. E quindi dobbiamo anche sbrigarci un pochino. Vai, bla bla bla. Voi andate avanti, io prendo il braccialetto. Ok. Oh, è un'altra cosa. Devo darvi questi. Ah, la coppia gialla. Sono quelle di Alice e Luna, sì. Chiaramente, anche senza di questi siamo bloccati, ovvio. Mamma mia. Ridendo e scherzando, mancano 7 minuti. Ridendo e scherzando, ridendo e sterminando. Terminando, Ciao esattamente. Mino, carissimo, buonasera. Come va? Ben trovato. Che si dice? Io sono un po' stanco, devo dire. Vabbè, comunque andiamo. Stanco? Ma sì, ma non c'è, cioè, per cose indipendenti dalla. Ah, ok. In generale. Tutto bene? Sì, tutto bene, anch'io. Stiamo facendo la visual novel del venerdì. Ci stiamo spremendo le meningi. Oh, merda. Dove state Non spremendo sono le ancora meningi? qui. Magari sono passati per la porta, ma non possono. Ah, col braccialetto di Quark. Sì, cacchio, se possono. Oppure cosa? Ah, oppure sono morti. Ok. Mi devi star prendendo in giro. Non è divertente. Divertente, fai. Se hai ragione, allora tu, K, Quark e io siamo le uniche persone ancora vive. Madonna. Lay off. I want to believe they're alive too. Oh beh, pensa alla luna in cui sono vite lei e qua Eh sì. È che è svanito nelle lettere, cioè vero. c'è di peggio, sì, ma tranquillo. Comunque è bella questa timeline, devo dire. È bella, ricca di cose. Eh beh, te l'ho detto, meno male, sempre qualcosa salta fuori, ogni volta. Pian pianino comincia ad avere più informazioni, comincia a fare ipotesi, a unire puntini. Allora. Vabbè, voglio credere che siano ancora vivi, ma, oh boh, sentiamo un rumore e ci giriamo. Che succede? Che succede? I Ah, apologize è for arrivato keeping coso. you. Mi Kappa, scuso. did you get Dio's bracelet? L'hai preso? Il braccialetto? Yes, Sì, tecnicamente sì, ma best you just see it. è meglio che lo This vediate is con i what vostri found occhi. in Dio's È pod. quello che ho. Ecco che ho trovato nel pod di Dio. Si è What? rotto! Ah, Ah, ecco a cosa ti si è riferivi. rotto? O Sì, mi l'hanno ricordo. rotto. È più facile che l'abbiano rotto, ti Sì, è pare? chiaro, l'hanno rotto. Ma questo è quello che mi dicevi prima, però non, mi sa che non si poteva vedere dalla. È vero, l'ha messo in modo che non si vedesse il display. Porca miseria. Qui sono tutti fattacci vostri, ragazzi. Che miseria.
Oh, attaccate con rete. Immagino che chiunque abbia assassinato Dio abbia fatto anche questo, ma perché? Perché per bloccare le due persone con cui non ha senso. In realtà non è che puoi dirlo così tanto alla leggera, che non ha senso. Ma se dovessi così ipotizzare, vai. Ecco le porte. Si aprono le porte? Sì, sono aperte. Con questi braccialetti e soprattutto col braccialetto di Dio ridotto così, dubito che possiamo passare tutti quanti. Il che vuol dire che K e io moriremo? No. Quindi chiunque rimanga fuori dalle porte o comunque quelli che non entrano in modo giusto vengono penalizzati, no? Ok. Cazzo, pesante. La penalità sappiamo qual è. Ecco qui, ecco quello che volevano. Chiunque abbia ucciso Dio voleva farci fuori dal gioco. A me e a K. Ecco perché hanno rotto il braccialetto. Sì, credo di sì. È, diciamo, la spiegazione che ha più senso. Come puoi essere così calmo? Tu morirai tra 5 minuti. Perché tu non ho Sigma dall'altra parte? Sigma? No, Sigma no. ti ricordi il blocco della volta scorsa? Ah, l'altro, sì. Sì, l'altro intendevo, l'altro timeline. Continua, Sigma. Hai i braccialetti che ti ha dato K, giusto? Quindi tu dovresti riuscire a passare nella porta. Quindi. Oh, che si fottano le porte. Tu sai benissimo che non posso lasciarvi qui. Ma se tu rimani qui, credi che non lo sappia? Ma che diavolo di mostro sarei se vi lasciassi qui a morire? Ah, Sigma, se Ah, vuoi morire con loro, dannazione. fai pure, cioè. Infatti. Dannazione. Deficiente. Questo non andava bene. Che stava succedendo? Che cosa faccio? Moriremo tutti, aiuto! Devo stare calmo. Devo calmarmi. Calma, calma, pensa. Ci deve essere un modo per salvarli. Ci deve essere. Cosa cazzo? Flashone, Ma è lui che flashone. c'ha i flash? Oh Sì. cavolo. Sta ricordando. Sta ricordando come si chiama? Quell'antidoto. Come si chiama? L'anestimina. Axelavir. No, la sera viene detto dalla Radical 6. Se parla dei Ah, bracciali è l'anestimina. sì, quella. Almeno esci tu, esatto. Vabbè, lui ricorda come funzionano tutte le cose varie del bracciale. E ricorda Clover che diceva che il fratello gli aveva detto che la neostigmina è un tipo di inibitore della colinesterasi. Il che vuol dire che è una specie di antidoto per la tubocorarina. E quindi bisogna trovare la tubocorarina. Yeah, questa era quella parte che tu dicevi che mancava, altrimenti ti bloccavi? Se non avessi fatto prima quello di Clover, non Ok. sarei arrivato qua. Perfetto. Ah, è vero, e ci ricorda, si ricorda anche che Dio li aveva ricattati. No, non credo sia quello. Ovviamente, l'antidoto. L'antidoto? Non avevo tempo di spiegare. Ho preso e ho cominciato a correre come un pazzo. Sigma, 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 dove stai andando? Rimanete qua! Tornerò presto! Vabbè. Corro. Come un pazzo. Com'è che corri, stava? Sigma, corri. La pistola. Dov'è che stava? Non me lo ricordo dove stava la pistola. 100 trattamenti, dice. Ok, allora sarà lì. L'antidoto però funziona con una persona sola e tra l'altro immagino che sia ovvio su chi si può iniettare, visto che qualcuno ha un'armatura, quindi. Sai, penso che in linea di massima, probabilmente anche senza la questione dell'armatura, penso che avrebbe prediletto fai, sai? Ah, ok. Per Penso, cavalleria. cioè, così così. Sì, probabile. E poi comunque, come dici tu, c'è Credo che l'armatura. Dio l'abbia messa nella sua tasca.
Dai, 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 forza, per favore, per favore. Fa che ce l'abbia ancora. Mi asciugo il sudore. Ma non mi spreco neanche a pulirlo. Non c'era tempo. Ravano freneticamente nelle tasche di Dio. E la trovo. LOL, l'ho trovata, yeee, yeah! Vai. Però c'era solo una dose. Ok, abbiamo capito. Merda. Non posso salvarli entrambi. Rimane un minuto alla chiusura delle porte cromatiche. Un minuto, oh merda. Non ce la farai mai. Scusa, se ci hai messo 4 minuti a venire qua. Vabbè, no, 4 no, forse 2, 2, Corri, 3. Sigma, Oddio, sempre, corri. sempre all'ultimo momento. E che fa? 3, 2, 1. Le porte cromatiche si stanno chiudendo. E quindi lui come fa adesso? Cioè, se la trascina. Ah, adesso vedi cosa Cioè, succede. esce, se la trascina e ciao K? No, Adesso vedi. chiuso, fine. No. Sono chiuse? Sì. Cazzo. Oh! Oh, mamma. Sigma. Pom. Quindi morite in tre, a quanto pare. No, in tre, però tranne uno. Comunque niente, ha beccato il. Sì, Ha beccato in uno sì, uno no. le punture. Ah, è la stessa cosa abbiamo sentito. Che Sì, abbiamo visto l'altra volta. Questo esattamente. è l'anestetico. Mi si offusca la vista. Ho cercato di pensare, ma è come se la mia mente fosse imbevuta nel Il cotone, cioè immersa cotone. nel cotone. Le gambe iniziavano a tremarsi, bla bla bla, e cado al suolo. Questo è praticamente identico, guarda. Non posso dormire. Devo dare uno di loro l'antidoto. Prima che il mio bracciale mi inietti la tubocurarina. Con ogni piccola goccia di forza che mi è rimasta, mi forza ad alzarmi. E ad aprire gli occhi. Oh, poveri. K e Fai, niente, giacciono inermi per terra davanti a me. Zan zan zan. Concordo con Zan 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 perché adesso Non ci sono è cose che devono grosse. decidere loro, lo decide lui. E credo che abbia deciso in realtà. Va bene, nella mia mano destra c'è la pistola. E posso premerla posso premere il grilletto una volta sola. Chi sceglierò? Fai o K? No, ma cosa stavo pensando? C'è solo una risposta. Vedi, fai. È cavaliere, sì. Non avevo neanche scelta, diciamo. Dopotutto, il corpo di K è tra l'altro interamente, appunto, è quello che dicevo prima. Come cacchio fai a iniettargli? Esatto, sì, è leggermente problematico, sì. Scusa, K. Hanno inquadrato il retro comunque. Cerco di, diciamo, attirare più energia possibile, insomma, raccogliere più energia possibile e mi trascino verso Fai. Che carino, che salva Fai. E ora se la spara su se stessa. Chi? Se stesso questo Ah, su se dovesse stesso. credo, se no non Dopo avrebbe quella scritto che quello che ha ho scritto. percepito come un'eternità, finalmente sono riuscito a raggiungerla. Senza perdere tempo, le premo la pistola sul braccio. E premo il grilletto. Patan. Questo è il rumore che fa. L'esatto rumore che fa la pistola. Patan. Patan. Oggi sì. Oggi ho la dislessia sull'ultima lettera. E vabbè. Oh, dai. Sigma. Ma che cosa diavolo hai? Ti ho iniettato la neostigmina. È un tipo di colis bla bla bla. Quella roba lì. È un antidoto alla mu rilassante muscolare. Perché hai scelto me? Perché ti amo. Non dire queste cose. Non potevo usare la pistola su K. Non passerebbe mai attraverso il metallo. E allora perché non te la sei iniettata su te stesso? Perché sono fesso e masochista. Ok, di touché. Onestamente, non mi ha neanche sfiorato la mente. Sei il più grande idiota sul pianeta. Oh, dai. Ragione.
È davvero questo che vuoi dire a qualcuno che ti ha appena salvato la vita e che quindi sta per morire? Che ne dici di qualcosa di più tenero, di più dolce? No. Fanculo a tutto questo. Che provola, mamma mia. Non voglio vivere se vuol dire essere in debito con te. No, Oh! assolutamente no. Boom. È svenuta. Ovviamente non era morta, perché la sentivo respirare. Bene, fai stare bene. Ma cappa. Non tanto. Guardo nella sua direzione. Ed è proprio in quel momento che l'ho notato. Ta-ta-tan, Che ha le ta-ta-tan-tan. freccette, cosa le freccette Sì. sulla nuca? Perché cosa le freccette? Smettila! Comunque, apertura? Aperto? C'è un buco. Ah, vedi, ora si ricorda l'altra timeline, però. Sì, in cui ho cercato di aprirlo. Questa si sta ricordando l'altra timeline. Un'apertura sul retro della tua testa. Oh mio Dio, K nella storia ha detto mi ha salvato la vita e morire ripagherebbe il debito. Mutate lo streamer. Che cosa? Ripagherebbe il debito? Vado, parlava della mamma di K, della mamma di K. Ah. Ok. Sì, sembra come se dovessi infilarci qualcosa. E dice aperto. Quindi Sì, tipo magari le uno. dita, metterci dentro le Che dita. bzzz. Esatto. Quindi magari bisogna metterci un qualche tipo di chiave. E si ricorda fai che dice, potresti aprire la tuta e toglierti la maschera. Aspetta, ma quindi è... Ma quando avremmo potuto... È vuota. Ah, eh sì, è vero, è vero, è vero. È quella lì nella Golem Bay. Sì, nella Golem Bay. Ok. Sì, c'era qualcosa? No, era vuota quando l'ho trovato. Oddio, non è che mo ce l'ha lui la chiave? Ha detto una bugia? E se avesse mentito, esatto. E se K avesse preso la chiave? Dai, cerca, cerca, cerca. Cerca, cerca. Io ve l'avevo detto come poi cappa lo si smaschera, eh. Dai, Come su. l'avesse preso, come insomma l'aveva presa non aveva importanza, ma quello che importava era che K nel caso l'avesse presa sarebbe stato in grado di rimuovere la sua armatura. Lui intende che se l'è tolta per correre verso Dio tutto ignudo Il con i nudo, gioielli necessariamente, penzolanti e ha tolto l'ossigeno ed è necessariamente. ritornato dentro. Se ha potuto aprire, se aveva la moda per aprire l'armatura, perché no? Madonna, Fanta Zero Escape proprio qui. Altro che Fanta Calcio. Qui ragazzi, mo che inizia il Fanta Calcio? A noi che il calcio fa schifo, noi perché non facciamo il Fanta Zero Escape? Oh, guarda, posso fare tutto quello che vuoi quando Facciamo tutte avremo. le squadre e diciamo Quando ogni... avremo finito Zero Ten Bellissimo. Dilemma, delle cose che non hai idea. Più che altro può aver lasciato l'armatura e far credere che stava dormendo, sì. Sì, anche certo. Tanto una cosa che ti dirà fra 2 secondi, è andata proprio così. Ha lasciato l'armatura e è andato a togliere l'ossigeno a Dio. Eh sì, Lo dirà adesso, immagino. cioè, lo proprio fra un attimo, quindi non troppo tranquilli che non, è uno spoiler molto relativo. Però a te Anche piace dar, perché comunque a, a te stiamo. piace dar, da, raccontarlo te stesso. Sì, ammetto che mi piace. Comunque, siete lì che stiamo rimanendo tutte e due, quindi immaginatevi che non andrà molto per le lunghe qua la Sì, cosa, no, eh. certo. Quindi. Oh merda, quindi il che vuol dire che chi ha ucciso Dio è K. Ok, comunque recupero un po' di forza e lo raggiungo. K, svegliati, parlami. Lo scuoto per le spare. Oh, risponde Sigma. Voglio solo sapere una cosa. Hai ucciso tu Dio? Tu non stavi dormendo, vero? Dopo che me ne sono andato, ti sei tolto l'armatura.
Non volevi andare nello stesso posto dove stavo andando io, quindi hai preso l'altra porta. E dopo che sei arrivato in fondo, vabbè, abbiamo capito. Hai preso l'ascensore e sei andato a ammazzare. Ma ora ce lo fanno vedere. Ci fidiamo di voi. No, fa vedere la mappa? Sì. Oh, Cristo santo. Non lo conosci questa mappa, eh? Un pochetto, sì. Che poi bastava farla piccolina in alto, sempre presente, così avevi più o meno sempre l'idea. Non so cosa dirti, hanno avuto. Si erano svegliati male quel giorno. Ok, mi sono scontrato con Fai e quando sono tornato alla lounge per controllarti, ovviamente ti ho visto lì e pensavo che stessi dormendo. Abbiamo visto te, o magari sarebbe più preciso dire che abbiamo visto la tua armatura. Ma avresti potuto tranquillamente essere fuori. E mentre eravamo nella lounge, tu sei andato nella stanza dei trattamenti e hai ucciso Dio. Hai abbassato l'ossigeno, anzi, ha spento l'ossigeno nel suo pod. E ovviamente immagino che tu non sia rimasto lì in giro per assicurarti che fosse morto. Perché avevi fretta di tornare su nella tua armatura prima che io e Fai lo No, notassimo. notassimo che cosa era fuori luogo. Velocizza, che il momento dello smascheramento di K è importante. Sì, ma tranquilli che non stacco prima dello No, smascheramento. mi manca poco, però voglio che lo veda. Sì. Una volta che sei tornato a Una volta che sei tornato al piano 1, tu avevi bisogno che noi fossimo nella lounge, ovviamente. Fuori dalla lounge. Fuori. Quindi hai fatto apposta un rumore per farci uscire fuori, per attirarci fuori. Distrarci, farci uscire, sì. Poi sei, insomma, hai corso e sei tornato nella tua bellissima e pulitissima e profumatissima tuta. Madonna, immagino che ci sta là dentro dopo 6 ore. Mamma mia. Brr. Ormai l'insulto per te ti infilo in un pod, sappilo. Ok, ci manca che stacchi prima di smascherarlo. Ti infilo in un pod. Dai, Senza ossigeno, però. darci in un pod. Comunque, una volta che sei tornato nella tua tuta, e siamo tutti belli contenti. Ok, Kappa, svegliati. È successo qualcosa? Hai fatto finta di svegliarti disorientato e sei stato bravissimo. Dai, Kappa, per favore, su. Oh, non ho più tempo. Hai ucciso tu Dio. Sì. Oh mio Dio. Vedi, l'avevo detto che l'avrebbe detto a breve, Oh quindi non è mio. che. Ti sta freschi nel pod? Bene. Sì. Il tuo ragionamento è corretto. L'ho ucciso io. Perché? Perché non potevo perdonarlo. Mi ha preso la vita. Vedi? Lo vedi che è la madre? Cioè, la madre, scusa, è quella tizia lì. Basta. È la vecchia? Yes. Ha preso la vita di qualcuno molto importante per me. Non potevo. Chi ha ucciso? La vecchia. L'anziana signora, gentile e brava. Quella La vecchia! tizia lì. Anche quella tizia lì potrebbe andare bene, sì. Era come una madre per me. Direi di sì, sto streamando. Mi ha mostrato come vedere. Come vedere il senso della mia vita. Aspetta, aspetta, stai dicendo che. Sì. Sto dicendo esattamente questo. Eccola! Confermato. Grande. Quindi Era quella è lei, la la donna che è figura venuta qui quando materna di K, a quanto pare. ero diciottenne. Uè, aspetta un attimo. Cosa intendi qui? Con qui? Oh! Sigma. Sfortunatamente non c'è molto tempo. Ma c'è qualcosa che devo dirti. Ho fatto una promessa. Che tu Ah, sentirai, che tu fase criptica, sentiresti. forse sì. Vediamo, dai. Aspetta, ho fatto una promessa che tu sentiresti.
Aspetta, aspetta, aspetta. Ho promesso che tu l'avessi sentito. Ah, perché okay. C'è qualcosa che devo ancora dire. Promesso che tu l'avessi sentito. Lo capisci? È molto importante. Devi prestare attenzione. Non puoi dimenticare, vedi che qua c'è qualcosa, cioè c'è qualche personaggio che sa che alcune cose ti ritornano in mente dopo, perché altrimenti non avrebbe senso sta frase qui. Sì, perché state per morire. Dimenticare. Ma non aveva senso. Stavo per morire. Appunto. Come diavolo potevo ricordare qualcosa per più di qualche secondo? Esatto. Segnatela sta frase, eh? Allora, se vedi un leone con due teste che divora il sole, ricorda queste lettere. El Psy Congru. Sarebbe bellissimo, no. Milchevoli, eccola qua. Che è ovviamente un anagramma e adesso andremo a scovare le anagramma. No, non è nessun anagramma. Forse sì. Non mi ricordo, non è importante, lo smascheramento di K. Olive Milk, Movie Kill. Smetti di drogarti con le anagrammi. Move I Kill. Smaschera K. Oh, basta. Altra roba non ha senso. Ok. Ok, smaschera K. Ok, questa frase, questa parola aprirà il secondo varco. Cancella. Driade, picchialo. Frasi chiare e limpide? Mai, ovviamente, no. Ho fatto il mio sul balcone. Ma che diavolo? Ehi, K. Chi ti ha detto di dirmi questa cosa? No, chi sei tu? Mostramelo. Mostrami chi sei in realtà. Afferro la maschera di K e la tiro. Oddio, attenzione. Che cazzo è? Visto? Che cazzo è? Dovrei riconoscerlo? Sì. Dovrei riconoscerlo. È la faccia di Sigma. È Sigma? Sì. Oh mio Dio. Quindi cosa? E quindi è un clone. È un clone suo. Quindi è un clone anche Sigma. Boh. Sì. O è il fratello gemello? No, è un clone, dai. Sì, comunque è stata la tua twist più deludente che tu abbia potuto tirare fuori, perché dovessi dovuto riconoscerlo istantaneamente. Ma che cosa è istantaneamente? Non sai la faccia di Sigma com'è? L'hai vista la faccia di Sigma? No. Ma cosa no? All'inizio? L'introduzione la vedi la faccia di Sigma? All'inizio? Cioè tu hai davvero pronunciato all'inizio con me alla decima puntata? Sei un mongoloide, più di 10. Sei un mongoloide, 10 puntate, le facce. 10 settimane. 10 sì. Settimane sono quasi 3 mesi. E comunque le hai rivista anche nel frattempo, se proprio vogliamo. Insomma. No, io non me la ricordavo. Tubo. Se vai avanti forse lo scoprirai, in che senso? È bellissimo. Dice... Ah, chi cazzo è? Sei veramente un incompetente. Ma questo è impossibile, quella faccia... Era mia. Oh, grazie, meno male che ci gioco. Che sopprisce per te. Niente, comunque arriva l'altra puntura. Iniezione. È la seconda. Il secondo coso. Farmaco. No, adesso spiegatemi, Franciccio, Dino, chi non sapeva. Cioè, voi appena avete visto chi sta sotto K, avete capito subito? Ah, no, è Sigma, subito. L'avete riconosciuto subito. Mannaggia. Aspetta, va. Ah, è vero, sì. Ah, è vero, ma dai! Sì. È vergognoso, sai? Sì, è vero. Io sospettavo, ma la faccia non l'ho assolutamente riconosciuta, vedi? Vedi? Sì, vabbè, siete un bracco di fessi, però dai. Però, cioè, effettivamente questa foto, adesso che la vedo, me la ricordo. Però, cioè, ma Cristo, ce l'hanno fatta vedere 60 anni fa. Siete imbarazzanti tutti quanti, sottolineo.
No, ci abbiamo ragione No, noi no, qua. no, Siamo no, la ceppa, non avete ragione 3 niente, contro siete, 2. non me ne frega nulla, siete balzati comunque. Potete Però siete essere anche 3 contro 2. 500, ma siete un branco di idioti comunque, eh? Dai. Un branco è più di 3, quindi in caso siamo un gruppetto. Infatti ho detto potreste essere anche 500. Un gruppetto di idioti. Va bene, quello che vuoi, puoi Una chiamarli anche... combriccola. Puoi chiamarti anche giri del crimine se ci tieni, la banda Bassotti, Il siete trio comunque il di trio Medusa, sì. imbarazzanti. Sì, il trio Medusa, sì. No, no, dai, ragazzi, è lampante, su, non potete dire che non è lampante, dai. È lampante, sì, certo, adesso che Per favore. l'ho vista è lampante. Ma dai, non è così lampante, dice Dino. Per No, favore. adesso che l'ho vista e che mi avete fatto vedere chiaramente qual era quella che è comparsa, è lampante, ma Ah, chiaramente, ma è tutto ok. studiato. Cioè, è chiaro che lui è ok, ma il fatto che te l'abbiano fatta vedere 2 volte, 3 forse, in 30 ore di gioco, vuol dire che non te la dovevi ricordare. Capito? Non sono d'accordo, ma vabbè, ok. Comunque, Comunque, Franciccio ok. dice che questo porta il suo spoiler in una direzione e poi ne discuterete in privato. Ah. Comunque, niente, vabbè, questo sta schiattando e evviva. La qualità dell'immagine è diversa. Come fai a riconoscere una faccia vista ad inizio gioco con uno stile grafico diverso? Dai, lo stile grafico adesso. Se hai applicato lo stile grafico, puoi non dire che non ricordi la faccia No, di vabbè, poi Sigma. chiaramente Sigma l'abbiamo visto 3 volte, ma sempre con gli occhi aperti. Qua era steso, con gli occhi chiusi. Cioè, all'inizio, ti giuro, non capivo chi fosse. Oh, io lascerò questa cosa in sospeso per non scendere nel turpiloquio nel Ma definirvi, vabbè, figurati, tu puoi definirci come ci va, ok? come vuoi, No, figurati. no, non lo farò, però ragazzi, su. Dai. Ok, niente. Il mondo svanisce, la mia coscienza se ne va a fanculo e ciao. Qua vorrei far notare che nella tua chat uno ha uno spoiler e quindi lo porta in una direzione, uno ha un altro spoiler diverso e quindi lo porta in un'altra Madonna. No, direzione. adesso lo sai che cosa è bellissimo? Che voi, che tu, che voi che sapete, ricevete i 2 spoiler separatamente e poi vi confrontate e vi fate 4 risate. Che voglia! No, ce l'ho già fatta prima, abbiamo fatto una conversazioncina in privato, io e lei, per una cosa che non posso dire perché e per come, ovviamente, ma... quindi sta tranquillo che lavoro lo faccio già. Guarda, non ho la porta che sbatte, però se vuoi ho qualcosa di collegato alla Ma porta. no, è lei che sbatte le porte, non Sì, tu. sì. Può andare bene lo stesso? Ah, non lo so, non lo Cioè, tu, sento. no, nel senso tu suoni, qualcuno ti apre e poi pum, chiudi la porta. Ok. Ah, ok. Allora, il fatto che senza di voi stavamo ancora all'inizio del gioco è ovvio, perché ci sono 40.000 timeline. Cristo. Beh, confusionale, confusionale, Per fai ricordarsi fortuna ci bene siete le voi, cose perché se no non non è credo che l'avrei mai facile. fatto in vita mia sto gioco. Ah, già fatto, tranquilla. Se n'è andata Ascolta. la luce da me, sono da cellulare. Oh no, la luce! Mannaggia. Io Va devo bene. solo andare un secondo. Fai il riassunto di sta cosa e per favore cerca di stupirti, va bene? Che Del devo fatto che fare il la fa che riassunto? capa che cap sì, di quello che è successo. Nel senso, esplicati, parla di qualcosa. Va bene. Per favore, stupisciti del fatto che abbia la faccia di Sigma, ok? Eh sì, adesso Grazie. infatti escono delle belle cose. Non dico che Sigma non sia riconoscibile, però non ti viene subito a dire, oh, ma è Sigma. Esatto, è quello che ho detto io. Cioè, d'impatto non l'ho riconosciuto. Ma secondo me era previsto che non lo riconoscessi, perché, cioè, non è che ha detto subito, oddio, sono io. Cioè, c'è stato un momento di suspense, quindi loro magari speravano che avendotelo fatto vedere 2 volte in vita tua, magari non lo collegassi subito. No, io me lo ricordo il mio nome, mi chiamo Pod. Ok. Quindi che devo fare? Devo tornare. Ah, ecco. Adesso mi devo aspettare il buon Subby che mi dice dove andare. Ok, allora, a parte la questione del riconoscerlo, e niente, sono cloni. Sono cloni, assolutamente. Quindi, dunque, abbiamo imparato tante cose. Abbiamo imparato che il padre di K
era implicato in questa cosa della costruzione dei cloni. Questi cloni, in qualche modo, hanno a che fare con l'Honor Game, perché secondo me questi golem di cui parla la stanza dei golem, qualche cosa c'entrano. Non lo so. Non siamo ancora a metà dei punti interrogativi. Tieni conto che ci stai giocando una volta a settimana. Io ci ho giocato una settimana di fila, sì, ma non potevo scordarmelo. No, no, ma è per quello. È per quello, certo. Ma no, no, vi giuro che la faccia di Sigma io non me la ricordavo. Ma è normale, ma l'avrò vista 2 mesi fa, ragazzi. Ma, cioè, ma sul serio, l'ho vista 1 mese fa, 1 mese e mezzo fa. Ma che pretendete? No, ma a parte la memoria, perché la mia memoria riguardo i volti in genere funziona pure piuttosto bene, per carità, ma effettivamente l'ho visto 4 settimane fa, 5 settimane fa, per carità. Ci mancherebbe. Va bene. Quindi che dite? A metà dei punti interrogativi. No, no, ma tanto non dobbiamo scoprirli tutti, eh? Da quello che ho capito, dobbiamo scoprire solo quelli principali. Che dovrebbero essere 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono questi qua, 2, 4, 8 e 9, sì, sono queste qua. Vabbè, sì, sono. Diciamo che. Cioè, sì, sono queste qua e uno dei due nel caso abbiano delle diramazioni. Cosa mi sono perso? No, niente, che stavo capendo quanto mancava ancora. Cavallo. La mia memoria con i volti invece è pessima, intendevo i punti interrogativi dei finali. Ah, ok. Ah, ok, sì, ho capito. Quindi dove devo andare ora? Allora, vabbè, adesso non direi da nessuna parte perché lo chiuderai, sono mezzanotte e mezza. Sì, però intanto entriamoci, no? Così. Ah, ok. Allora, aspetta che chiuso la pagina. Scusa un Ah, secondo. no, allora l'apriamo la prossima volta, non c'è problema. Ah, come vuoi. Dove Per vuoi tu? sbaglio nel cancellare un paio di finestre, ho chiuso anche quella. Vabbè, vabbè. Come vuoi. Intanto ho salvato, quindi dovrebbe. Beh, hai già salvato di nuovo, perfetto. Boh. Oddio, adesso. Che palle, mo ricomincia tutto. Guarda la faccia di Sigma! Ricorda Sì, la faccia di eccola, eccola. Sigma! Che cavolo. È colpa degli occhi chiusi, comunque. Sì, certo. Quindi aspetta, mo vediamo se io continuo adesso che dice. Niente, perché hai il Ah, salvato. mi ricomincio da capo, va bene. Eh beh, Ok. sì, perché quella linea, la linea temporale lì sei morto, Eh sì. quindi. Bene. Anche Nel filmato ha anche la faccia da ha pirla. Sì, ma sempre la faccia infatti. da pirla. Lui. No, no, ragazzi, mi spiace, ma in No, questo momento avrei voglia no, di spoilerarvi tutto. Ma perché? Ma poi qual è il problema? Scusa se non abbiamo riconosciuto subito. no. Perché Non ho siete un blocco di capito. competenti, Ho ecco capito, ma non ho perché. capito qual è il problema. Ok, Perché siete un blocco di competenti. va bene, ma qual è il No, problema? il problema è che siete un blocco Ma di perché ve la siete competenti. presa così tanto? Vabbè, fammelo ripetere per la sesta volta. Ah, te la sei presa perché siamo incompetenti? Sì! Ah, ok. Scusami. Va bene. dai! Vabbè, no, ho perso qualche locuzione, qualcosa? Eh no, stavo cercando di capire a che livello sono implicati Sigma e K, cioè sono cloni tutti e due, va bene. Più o meno l'abbiamo capito. C'entra la fabbrica di ricerca del padre, però chiaramente ancora non ci sono un sacco di pezzi in mezzo. Ma tipo il rapporto fra appunto il padre di K e la vecchia signora? Il rapporto, quello è un grosso enigma perché chiaramente non sappiamo tutta la storia che c'è sotto, Ovviamente. ovviamente, però pare che insomma a un certo punto lui l'abbia chiamata questa perché fino a 18 anni non se ne sapeva niente, poi all'improvviso è spuntata. Esatto, Magari l'ho contattato in modo diverso e poi ha avuto quindi bisogno della sua presenza fisica.
E poi che vuol Ma dire mi devo sacrificare? E quel sacrificarti non, per caso non vuole dire proprio esattamente dove si è sacrificata qui all'interno del gioco, proprio effettivamente, cioè che sai, era tutto previsto? a rigor di logica, viene a pensare che insomma lei è morta, aveva parlato di sacrificarsi. Il Era tutto previsto, sai Dio quei... doveva infiltrarsi. Esatto. Dio ha ucciso è stato lui a ucciderla. Questo l'abbiamo detto, l'abbiamo scoperto in Sì. maniera Sì. chiara. Pertanto ti viene da cominciare a fare ad avere una vaga idea della cosa. Assolutamente sì. Però bisogna vedere in che modo qua è tutto macchinato alla fine, perché è lì il punto. Ma che cavolo, come fai a capirlo? Adesso ancora molto presto per quello. Sì. E Però vedi, comincia a c'entra avere anche Fai. qualcosa. E Sì, c'entra anche qualcosa c'entra Fai. anche Probabilmente Fai, sì. Certo, assolutamente, perché sì. lei sa di sapere qualcosa, anzi, Direi di parecchio. sì a occhio. Comunque, ma si deve capire che Dio è stato mandato per infiltrarsi e presumibilmente sabotare il gioco a questo punto, direi. Perché se qua che fa pianta casino uccide gente. Sabotare il gioco, direi, sì. E No, però soprattutto aspetta, no, Dio sappiamo che ha ucciso la la vecchia. signora e basta. Cioè, non è che ha sabotato No, 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 niente. no, 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 non sappiamo solo quello. Cosa ha chiesto Fari a Dio nel suo finale? Il codice per la bomba zero. Ah, è vero, la bomba. Quindi, cosa vorrebbe dire Ma in linea di io massima? all'inizio ho subito pensato a una bomba che liberasse il gas, per Il esempio. gas, che gas? Il virus lì dentro, perché c'è stata una timeline in cui tutti quanti sembravano essere preda del Raptus suicida. Ho capito, è esplosa una bomba? No, ma con bomba uno può anche intendere, che ne so, un aggeggio che rilascia, che ne so, però no, effettivamente bomba sembrerebbe. Se dici bomba è una cosa che esplode. No? Il prossimo finale che faremo, lo sai già, Subu? No, deve controllarlo No, nella. in realtà sì, credo che faremo quello di Alice, se non ricordo male. Quindi sì, vabbè, su Alice qualcosina sappiamo, tramite il finale di Clover, dico. E quindi si approfondirà il Sois, direi. Bene. Ok. Vabbè, poi se ci viene in mente qualcos'altro di più Ah. profondo, lo diciamo Bene. su Discord. Quanti finali scelti mancano? Scelti, allora abbiamo fatti 3, ne mancano 6. Madonna. Vabbè, però saranno sempre più rapidi, no? Immagino. Ma Allora, vediamo un attimo che cosa dice How Long to Beat e poi diciamo aggiungiamo le è serio? E se sono i finali di 9 personaggi, sì che sono serio. Aspetta, abbiamo fatto Dio, Clover e K, giusto? Steins Gate spostati, sì, davvero. Comunque dice Main Story 28 ore. Quanti siamo? Eravamo 30 tipo Siamo a adesso? 30, sì. Però, e invece aspetta, facciamo il paragone. Steins Gate diceva 25. Ok, se che abbiamo detto 5, Oddio. giusto? Oddio, quindi Quindi ne proviamo 120, 120? direi. Sì, Sì. 120 ore. Mamma mia. E invece Zero Time Dilemma. Viva Zero Time Dilemma un po' meno, eh? Un po' meno, diciamo sulle 90 se fai la proporzione. la vita! No, Madonna, santa dai, oddio. Beh, ci vuole una Sigmaton. Me lo ricordo più corto. Suppongo che giocarmelo tutto di fila abbia aiutato, sì, sicuramente. A questo punto doppia Decisamente ha live. aiutato. Così non ti dimentichi più Sigma. ragazzi, la Sigmaton Appena purtroppo è molto puoi, rara. È molto ovviamente. rara. No, sì, non c'è Non poca possibilità. è facile trovarmi da solo e in grado di. Mannaggia. Però sì, una cosa doppia, sì. Volendo, sì. Bravo. Dobbiamo smaltire 120 ore, no? Siamo a 30, abbiamo detto. Siamo a un 30. quarto. Fatti i tuoi conti. Un quarto. No, scusa, un terzo.
sono 9, ne abbiamo fatte 3. No, scusa, 9, sono calato 120. No, dico, siamo a 3 timeline su 9, no? Ah, sì, ma non ha la stessa lunghezza, eh. Ah, ok. Fallo sulle ore, che so che è un po' più efficace come Sì, metodo di calcolo. sulle ore. Sì, presumibilmente sono 120, tipo. Però Sarebbe se facile magari in prendere quelli. certe parti andiamo spedito, tipo per esempio gli enigmi, li salto tutti adesso Va da questa. benissimo, come vuoi. Come vuoi. Ciao Dino del futuro che si guarda la serie, come va? Quanti figli hai adesso? Ciao Dino del futuro, come stai? 84, credo. Quanti Kraken hai tu? Io uno, me ne basta, grazie. Va bene, e allora grazie a tutti ragazzi, come al solito. Ci Bene. vediamo domani per Magic, domani pomeriggio se ci siete. Facciamo un po' di draftini, perché c'è un bel po' di soldi. E Se può fa, magari, può vediamo. fa. Ascolta un pelo, quanti mesi abbiamo fatto? 6 skate 5? Beh, conta 32 live. Contro, abbiamo fatto una maratona e un paio di volte, una o due volte, mi pare che abbiamo Ah, fatto c'hai una ragione, forse puntata. sì, aspetta, te lo dico con precisione. Comunque mi pare che abbiamo fatto 5 mesi e mezzo. Eh sì, più o meno. E quindi qua prevedo sui 6. Più o Sì. meno. Aveva cominciato quando? Il mese scorso? No, di più del mese Abbiamo cominciato più del scorso. mese scorso. Questa era 10, quindi 2 mesi e qualcosa. No, questa non è la 10. Siamo. La 10 La è l'ultima che 11. ho messo su YouTube. Sarà 11. Quindi cosa siamo qui da 11 settimane? Sì. Porca Allora, la prima di Steins due! Gate è stata il 12 settembre 2018. E l'ultima. Marzo? Scaglie di cioccolato. Mi Oh, pare. scusate. È partito. Marzo o aprile? Marzo, sì, marzo. Marzo, ok. 6 mesi. Qui. Ah, wow! Yeah! Natale a casa Sigma, sicuro. Ops, Natale, Potremmo Pasqua fare e quant'altro. il Capodanno a casa Sigma. Facciamo Capodanno. Facciamo Capodanno, però tutto il giorno no. Però Madonna, qualcosa di un po' più dai, a lungo, sì. fine anno qualche Sigmaton ci scappa, dai, sicuro. Adesso che ho appena Bravissimo. finito le ferie, non lo so, però vediamo. Bravissimo. Stappiamo Capodanno 2021. Tu ricordati sempre che devi farti. Adesso sentiti in dovere, anche se non è vero, non mi importa. Ma che? Che dovrai farti dimenticare. Dovrai farti perdonare il fatto che ti sei dato la faccia di Sigma. Ah, ok. Quindi. Va bene. Ciao. Bravo. Ah, staccherò con questo peso enorme nel cuore. I 6 mesi che ti mancano ancora per finire sul gioco? Però non vi ho regalato lo stupore che forse avreste meritato, ma vi ho regalato anche una perla rara, ovvero tipo quella frase che ha anche detto Mana prima, che ha citato Mana. Tipo, oh, ma che cazzo è questo? Che quello è comunque Sì, un bel ma momento. avrei preferito se ti fossi strappato gli occhi dal stupore, Ma guarda, quindi. io penso che ci saranno tanti altri momenti. Ecco. Oh, quello sicuramente, però Allora stai questo tranquillo. era il Ma primo. il primo è sempre deludente, si sa. Sì, La prima volta la prima volta è sempre deludente, certo, è deludente, subì. Se sì, come no, abbiamo certo. fortuna, magari sarà un capodanno con Sigma di Zero Time Dilemma. Non credo. Ho gente ubriaca sotto Dubito casa che molto canta. Mi sembra un super fortemente. liquideto. Tiragli i gavettoni. Buonasera, Super. Erasmo. Ciao Super. caro, sei arrivato proprio in chiusura, quindi Lol. ora ci trasferiamo tutti quanti da un'altra Buonasera. parte. Buonasera caro, grazie mille del Ride. Rile. No, live si chiama L'Interrail. freestyle. Buonasera ragazzi, benvenuti a tutti. Purtroppo siete arrivati proprio precisi per la fine di questa serata. Oggi abbiamo fatto una visual novel come ogni venerdì. Rip Ride. Dall'ultimo anno su per giù e per i prossimi altrettanti, quindi. Esatto, sono inchiodato qui per i prossimi mesi a venire, tutti i venerdì. Allora, ne ha Se fatto volete lui, vedere un buffo. poveraccio, collegatevi il venerdì qui. Comunque mi sa che è la seconda volta, Erasmo, che ci becchiamo, credo, a vicenda in chiusura, è bellissimo. Ride più ride nel ride go go, esatto. Comunque ragazzi, benvenuti, io sono Darsh, porto tante cose bellissime. I giorni fissi sono il venerdì, come questo.
Quindi visual novel, giochi con componente narrativa, e sabato cose un po' tipo Magic, board game. Domenica retro gaming, e durante la settimana un po' quello che cavolo mi va. E che anche che va a voi, quindi insomma siete i benvenuti per... Seguitemi su Discord che siamo in tanti, facciamo casino e diciamo tante cavolate tutto il giorno, soprattutto subi. E basta. Scusa, cosa vuoi da me? No, niente, cosa? Niente. Pod. Ti Pod. spoilerò La tutto! domanda, la parola del giorno è pod. Ti spoilerò tutto! Sono Darci, risolvo enigmi e dimentico facce. Già, risolvo enigmi poi per modo di dire. Risolvo enigmi? No, no, gli enigmi non mi potete dire niente. Sì, ho Sono capito. bravissimo. No. Sei arrivato adesso gli enigmi, poi saltiamo, Sì, perché è lunga, ragazzi, cioè è proprio lunga. Comunque, io vi ringrazio tutti quanti per la serata divertentissima, vi saluto, ringrazio di nuovo il carissimo Erasmo per il ride e se rimanete qua ci trasferiamo tutti quanti da Two Fingerless che sta facendo Slay the Spire, che è uno dei miei giochi preferiti con cui mi diverto in mezzo alla settimana e quindi lo andiamo a trovare vediamo, e facciamo il tifo per lui. Non abbiamo riconosciuto Sigma perché non aveva il pizzetto. Bravo, esatto, lo vedi, cavolo, perché lui se lo taglia il pizzetto. No, no, basta, ho deciso. Basta! Grande Dino, mi hai dato proprio la risposta definitiva. Ormai andremo avanti a pod e pizzetti. Io, ok, cominci, io ti spoilerò tutto, Ma che mi sappilo. spoiler? Ma non mi spoilerai nulla, su. Ah no, Ma davvero? Mi no. stai sfidando? No. Ecco, allora Non non ti sfido farlo. perché sei un po' Perché sai che pazzerello. vincerei io. Quindi non farlo. Buonanotte, ragazzi. Andiamo a fare il radino a Two Fingerless e stiamo con lui per un po' se vi va. Buonanotte. Buonanotte, grazie ancora a tutti. E sbassa la fascia di Sigma, bestia. Me la metto come santino in macchina adesso. Bravo. Ok. Ma Ciao, così che ti buonanotte. esplode anche te la granata con il gas. Ecco. Va bene, va Ciao, benissimo. Buonanotte. buonanotte. Sbagliato tutto. Oh, non si batte. Ecco, Alberto Angela, adesso torna a fare il buono che c'è un ride importante, mi raccomando. Mi raccomando. Lo so che devo giocare 6. Ciao Darsh! Ciao! Doppio onore, sapessi. Benvenuto, benvenuto, benvenuto. No, no. Mi mettete un attimo in time out. Mettete un attimo in time out, il buon Alberto Angela.